i nostri sogni nelle vetrine in vendita. Siamo veramente noi, dentro lo specchio ti riconoscerai. Siamo veramente noi. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Buonasera, buonasera e buon giovedì, ultimo appuntamento del 2017 con Diretta Stadio, ultimo appuntamento dell'anno con il Pescara che chiude il girone d'andata. Tra poco Pescara-Venezia, la squadra di Zeman cerca una nuova vittoria in casa dopo l'1-0 sul Novara, dopo il pareggio brutto come prestazione ad Ascoli e con una pace che sembra riscoppiata tra il presidente Daniele Sebastiani e il tecnico Boemo proprio alla vigilia del mercato. Si torna a parlare un po' più di calcio giocato e non di vicende societarie o di tensione di rapporti tra presidente e allenatore, come invece è successo molto negli ultimi 10 giorni. Chiaramente seguiremo Pescara Venezia con uno sguardo anche agli altri risultati di questa ultima giornata di andata. Poi la sosta e il Pescara tornerà in campo nel terzo sabato di gennaio, quando la squadra di Zeman sarà in campo allo stadio Zaccheria per iniziare il girone di ritorno. Non sono solo, con me in studio due graditi ospiti, Luigi Mastrangelo, il nostro amico che sempre ascoltiamo al telefono, questa sera è qui con noi. Ciao Luigi. Buonasera a tutti. Ovviamente docente universitario e collega giornalista. Al suo fianco l'avvocato e agente Matteo Marcheggiani. Ciao Matteo, buonasera, buonasera anche a te. Buonasera Andrea, e buone feste fatte a tutti quanti. Assolutamente sì. Andiamo subito a Pescara, perché andiamo subito con le formazioni e con i commenti prepartita. Paolo Renzetti all'esterno dello stadio Adriatico Cornacchia. Prima è passato anche uno dei papabili per la panchina del Pescara, uno dei papabili quando la panchina di Zeman traballava. Paolo, buonasera. Sì, buonasera, sì, è vero, è passato qui di fianco a noi qualche istante fa l'allenatore del Pescara Primavera Massimo Epifani. E permettimi di dire che tra docenti universitari e avvocati io questa sera mi sento un po' a disagio, però andiamo avanti lo stesso, permettimi la battuta. Andrea, anche per sdrammatizzare un po' Paolo, alla vigilia di quest'ultimo. Guarda, lo abbiamo chiamato, però non è stato possibile avvicinarlo, perché tu sai che ovviamente tesserati del Pescara hanno bisogno dell'autorizzazione della società biancazzurra per rilasciare dichiarazioni, quindi non volevamo e non vogliamo ovviamente mettere in difficoltà Massimo Epifani, che ha colloquio con il nostro Riccardo Clinco. Dunque possiamo andare a questo punto, Andrea, a vedere le formazioni delle due squadre, formazioni ufficiali. Per quanto riguarda questa partita, per il Pescara scelte obbligate, soli 8 giocatori in panchina, questo a spiegare, diciamo, i numeri da soli spiegano l'emergenza in casa biancazzurra con 11 giocatori assenti. E dunque scelte obbligate per Zeman: 4-3-3 con Fiorillo in porta, in difesa da destra verso sinistra Crescenzi, Coda, Perrotta e Mazzotta, a centrocampo Valzania, Proietti che si rivede dopo quasi 3 mesi in campo con la maglia del Pescara e
Gaston Brugman, in avanti Mancuso, Pettinari e Capone che rientra dopo quasi un mese anche per via dell'infortunio di Benali che è stato operato alla mano, è stato operato in settimana anche Bovo, ne avrà per due mesi, quasi due mesi di stop anche per Benali, sicuramente un'emergenza infortuni in casa biancazzurra che non vuole finire. La panchina striminzita per quanto riguarda il Delfino con Antonino Balzano che torna a disposizione dopo diverse settimane, poi Canutè, Elizalde, Cocco che viene convocato da Zeman per la prima volta in questa stagione, Koulibaly, Del Sole e Baez. Il Venezia di Pippo Inzaghi risponde con un 3-5-2 con un 5-3-2 piuttosto abbottonato che vede Eudero in porta e poi Bruscagin, Cernuto, Andelkovic, Modolo e Garofalo in difesa, Pinato, Bentivoglio, Fabiano a centrocampo, in attacco le due punte sono Moreo e Marsura, la panchina con Vicario, Goi, Stulac, Soligo, Zigoni, Suciu, Geico, Malcar, Fabris, Zampano, fratello di Francesco Zampano, Giuseppe Zampano in panchina. Non ci sarà la sfida tra i due fratelli perché uno, quello del Venezia in panchina, l'altro, Francesco Zampano del Pescara in tribuna per infortunio, poi Signori e poi un abruzzese doc Del Grosso che dunque partirà anche lui dalla panchina. Questo dunque per quanto riguarda le due formazioni. Andrea, ricordiamo, e lo abbiamo detto, che nel Pescara ci sono, in pratica c'è una squadra assente perché sono 11 i giocatori indisponibili. Pigliacelli la settimana prossima diventerà ufficialmente un giocatore della Provercelli e dunque tornerà ad indossare la casacca della formazione piemontese a distanza di due anni e dal 2 gennaio si aprirà il mercato. Per il Pescara si preannunciano diverse cessioni e anche ovviamente qualche arrivo. Ricordiamo invece che nel Venezia non ci sono Domizzi che è infortunato, l'ex giocatore di Udinese e Napoli, e non c'è Falzerano che invece è squalificato, dirigerà l'incontro che subito ti vuole coinvolgere di Molfetta, sì, su un particolare aspetto, cosa certo. Sono titoli che ci dividono, ma solo l'amicizia che è l'unico titolo che veramente ci deve unire. E il Pescara poi. E soprattutto appunto il tifare insieme il Pescara in una partita che è molto molto importante perché consentirebbe una boccata d'ossigeno prima di una pausa rigenerante, credo, sotto vari punti di vista. Quindi soltanto un caro saluto a Paolo che vedo infreddolito, sì, perché immagino che la temperatura non sia più accoglienti. E soprattutto ecco un saluto anche a Riccardo che vedo con piacere. E credo che sia una partita importante nella quale quello spirito battagliero spesso invocato da Riccardo sarà molto molto importante oggi. Prima di ascoltare Riccardo, rivediamo in grafica la formazione del Venezia che prima abbiamo visto per esteso, ma ora la vediamo proprio come sarà quasi certamente schierata sul rettangolo di gioco, perché è confermato questo 5-3-2 o 3-5-2 con i tre centrali che sono Andelkovic, Modolo e Cernuto. Bruscagin va a fare l'esterno, tutta fascia a destra, e quindi Zampano finisce in panchina, a sinistra confermato Garofalo, a centrocampo non ci sono né Suciu né Signori, alla meglio Fabiano che gioca con Bentivoglio e Pinato, davanti Marsura, un giocatore, un velocista preferito a Zigone che è un centravanti più di manovra, il centravanti vero e proprio sarà l'ex Teramano Moreo. Questo sarà dunque l'assetto del Venezia di Inzaghi. Torno da Paolo Renzetti e da Riccardo Clinco. Sì, come avete visto e come aveva detto Luigi Mastrangelo, c'è qui Riccardo Clinco, ancora abbacchiato per la terza sconfitta consecutiva dell'Inter tra campionato e Coppa Italia, però questa sera parliamo ovviamente di Pescara. Riccardo, quest'ultima gara del 2017, una partita che Pescara dovrà cercare di vincere per chiudere bene un anno a livello di risultati direi quasi disastroso. L'anno è stato disastroso anche se questa sera dobbiamo obbligatoriamente vincere, perché la nostra fortuna secondo me è che continuano a esserci tanti pareggi quest'anno e quindi pur noi facendo delle prestazioni per me veramente particolari quest'anno, perché non voglio dire brutti ma dico particolari e ho un senso, un motivo per dire particolari. E la classifica comunque continua a essere corta, quindi se infiliamo due o tre vittorie siamo lì, quindi
dobbiamo obbligatoriamente andare avanti, stare uniti, stare tutti insieme. Purtroppo c'è poca gente stasera, fa molto freddo, onestamente mi aspettavo forse una risposta maggiore. Sembra, Riccardo, sembra di essere a dicembre. Siamo di essere a dicembre, sì, hai ragione Paolo, già la seconda battuta, prima sull'Inter, poi sul tema, sul clima, ti ringrazio. Allora intervengo freddo, io dicendo freddo, che anche il Pordenone gente, è in crisi di risultati, Riccardo. Dice Andrea Costantini da studio che anche il Pordenone, che aveva rischiato di eliminare in Coppa Italia l'Inter, è in crisi di risultati. Quella partita non ha portato bene alle due squadre. Io ti ringrazio per la domanda e colgo l'occasione anche per dirti che mi ricorderò di tutte queste domande a breve con entrambi, sia con te caro Andrea che con Paolo. Comunque cerchiamo di essere un po' allegri perché serve anche un po' di ironia, non possiamo sempre essere tristi, perché purtroppo è un periodo che non siamo molto allegri e quindi cerchiamo un po' di scherzarci sopra. Sì, se vogliamo parlare dell'Inter, ha fatto una prestazione direi drammatica e quindi... Indecorosa, sì. Allora, torniamo un attimo sul Pescara. Io riprendo un attimo la linea perché voglio sentire Matteo da studio, ma anche voi nel pre-partita. Ma quindi cos'è successo dopo gli scambi al veleno tra Sebastiano e Zeman? Ora c'è di nuovo la pace? Io riparto da Matteo in studio. Voglio sentire prima te in un minuto e poi sentiamo Riccardo e Paolo da Pescara. Che succede? Beh, sicuramente c'è stato questo strappo tra presidente. Intanto saluto sia Riccardo che l'ottimo Paolo Renzetti. E detto questo, c'è stato sicuramente uno screzzo tra le due. Grazie tra per le l'ottimo. Due, tra le due parti, tra Sebastiani e Zeman. E questo ovviamente non è facile ricucire tra le due parti. L'unica cosa è che o si andava subito a casa Zeman dopo la conferenza stampa, e a quel punto bisognava prendere un allenatore, che secondo me il sostituto di Zeman può essere lo stesso Epifani, che lo ritengo un ottimo allenatore, guarda quello che sta succedendo adesso a San Nicolò, oppure bisogna andare avanti, ma andare avanti facendo una, chiamiamola, pace armata, perché non è facile ricucire uno strappo creato in quel modo, cioè un presidente che dice, un allenatore che dice me ne voleva andare, il presidente che dice no, non è vero, poi le dichiarazioni di Sebastiani, fondamentalmente c'è stata una situazione alquanto particolare, quindi questa situazione adesso si acuisce sicuramente nel momento in cui si riapre la campagna acquisti, perché Zeman vorrà prendere dei giocatori ben determinati, Sebastiani e la società comunque faranno le loro scelte, ma quello che mi fa pensare a me è che comunque Zeman ha sempre detto che c'è una rosa molto ampia, che lui Matteo, non riesce Matteo, a dare... Io credo che... Fammi terminare. Un attimo, finisci il ragionamento, Riccardo, e poi siamo da se voi. Se termino mi fai un piacere, grazie. Non vi accavallate. No, quello che volevo finire di dire è che Zeman ha sempre detto che praticamente c'era una rosa troppo ampia dove lui non riusciva ad allenare, non riusciva a portare i suoi dettami alla squadra. Oggi, tra tanti infortuni e squalifiche, abbiamo solo 8 persone in panchina, addirittura è stato riportato Cocco, che sembra più una necessità che non una conquista sul campo, perché pare abbia ancora degli strascichi di infortuni. Ma lo stesso Proietti oggi ritorna in campo dopo una lunga assenza, quindi la campagna acquisti non so fino a che punto dovrà essere sfoltita, perché ci sono giocatori che comunque di cose avranno infortuni o squalifiche. Riccardo e Paolo. Ma credo che lui, cioè il presidente, voglia arrivare alla sosta, è arrivato alla sosta prima di prendere decisioni sia sul campionatore che eventualmente decidesse di cambiarlo, come onestamente io credo che faccia, e quindi ha il tempo con la sosta di fare mercato. Quindi secondo me si è trascinato questa situazione perché c'era questa lunga sosta di 20 giorni che darà la possibilità un po' di
di fare il punto della situazione e di poter vedere come affrontare il mercato, ma io credo che Zeman non rimanga sulla panchina del Pescara, anche se oggi fa una vittoria. Io sarò telegrafico, diciamo che questa è una pace, chiamiamola anche tregua, Andrea, e ovviamente tutto è legato ai risultati. Se arriveranno i risultati, se il Pescara tornerà a fare il risultato, tornerà a vincere, migliorerà la classifica e il suo rendimento, Zeman resterà sulla panchina del Pescara. Qualora questo non dovesse accadere, è chiaro che la società farà le sue riflessioni. Ok, ultimo botta e risposta, poi dobbiamo chiudere da Pescara perché dobbiamo dare il tempo a Paolo di salire in tribuna stampa. Matteo. No, l'unica cosa è che cambiare, come dice Riccardo, cambiare tutto in questi 20 giorni di mercato è credo che sia una delle cose più sbagliate che ci siano, perché il mercato di riparazione tu devi prendere giocatori già pronti per giocare questo campionato. E cambiare allenatore, cambiare dall'oggi al domani una squadra, poi soprattutto nel mercato di riparazione credo che sia abbastanza rischiosa. Se doveva essere fatto, deve essere fatto prima. Adesso, come dice Paolo, fino a quando i risultati tengono a galla Zeman rimarrà, poi alla fine si avvicina alla fine del campionato, ovviamente bisogna vedere anche la posizione in classifica in cui si ritrova il Pescara per prendere una decisione del genere o aspettare giugno fino a quando arriva la naturale scadenza del contratto. Ok, telegrafici da Pescara prima della chiusura. Allora, parlava ancora Matteo di questa querelle Sebastiani Zeman, se vuoi aggiungere ancora qualcosa prima di chiudere, Riccardo. No, io ho detto il mio pensiero, credo che conoscendo i personaggi la rottura è definitiva, nel senso che il presidente ha portato avanti fino alla sosta e adesso prenderà le sue decisioni, ma ripeto, anche con la vittoria secondo me lui cambia. Io aggiungo solo, prima di restituire la linea allo studio, che bisognerà tener conto e bisognerà vedere e capire quello che accadrà sul mercato, perché il 2 gennaio si aprirà la finestra invernale del calciomercato e questa squadra potrebbe uscire, se non stravolta, comunque trasformata per diversi undicesimi e comunque con un organico per alcuni undicesimi nuovo, quindi bisognerà vedere cosa accadrà nel mercato. Va bene, dopo. Grazie, chiudiamo il collegamento da Pescara, grazie a Paolo, a Riccardo, a Gaetano Terio di Vestina News, a Stefano Recanati che hanno collaborato per questo collegamento. Come al solito siamo sulle immagini ora del prepartita, ma andiamo a vedere la schermata di questa ultima giornata di andata che ha avuto il prologo di ieri sera, lo 0-0 del Tardini tra Parma e Spezia, con il Parma che insomma può essere visto come un mezzo passo falso della squadra di Aversa, ma il Parma ha resistito per più di un tempo in 10 uomini per l'espulsione di Lucarelli, quindi tutto sommato un punto che può andare bene alla squadra ducale. Le partite di questa sera ore 20:30, Avellino Ternana, Brescia Ascoli, Carpi Bari, Cremonese Cesena, Foggia Frosinone, Palermo Salernitana, Perugia Empoli, Pescara Venezia, Provercelli Cittadella, Virtus Entella Novara. Questo dunque è il quadro della serata. Vado da Luigi Mastrangelo, anche a te chiedo un commento intanto su questa querelle che all'apparenza si è un po' placata, ma poi è davvero così? Abbiamo sentito Riccardo dire a mio avviso comunque la sorte di Zeman è già segnata, però questo al momento non si percepisce quello che abbiamo sentito e letto negli ultimi giorni, anche se ieri Zeman a precisa domanda sul confronto con Sebastiani ha detto io di questo non parlo e ha un po' glissato. Tu come la vedi, cosa percepisci soprattutto, Luigi? Ma io credo che in un caso o nell'altro sia stato comunque opportuno attendere questa sosta, perché 20 giorni è un tempo adeguato per prendere decisioni, per riflettere sul da farsi, per scegliere se continuare una strada, e se si continua questa strada naturalmente sarà necessario un chiarimento che non dovrà essere un chiarimento pubblico ma evidentemente un chiarimento nelle segrete stanze, che però dovrà anche portare in qualche modo a delle scelte riguardanti anche la rosa che si è detto molto è sicuramente abbondante. Forse ad esempio Pigliacelli è partente perché c'è Zeman che lo ha bocciato tecnicamente e lo ha anche esposto ad una figuraccia ad Empoli. Ganz è partente perché c'è Zeman che lo ha fatto giocare neanche 90 minuti in tutto il campionato, quindi
Ci sono già dei movimenti che sono iniziati e che dipendono dalla presenza di Zeman, che si è espresso in un certo modo su questi giocatori. Perlomeno non li ha fatti giocare, o non li ha fatti giocare più come Pigliacelli, o non li ha fatti giocare per niente come Ganz. Quindi se venisse un altro allenatore, magari queste gerarchie potrebbero essere ridiscusse. Qualcun altro potrebbe dire: no, un attimo, Ganz è un ottimo giocatore a mio avviso, magari lo teniamo. Se Ganz è in partenza, probabilmente perché questa è una volontà indiretta di Zeman, che non l'ha mai fatto giocare. Ma infatti questi 20 giorni secondo me vanno divisi in due fasi: una prima settimana nella quale sceglie che strada percorrere, e una volta fatta questa scelta poi comportarsi di conseguenza, mantenendo alcune pedine e spostandone delle altre. Ricordo quello che abbiamo detto all'inizio campionato: si tratta di due campionati separati, diciamo che il primo campionato è quasi un allenamento al secondo. Il Pescara si trova in una posizione non eccelsa ma neanche pessima, organizzandosi bene, facendo un filotto di vittorie ci si può rimettere in una certa posizione. Quindi ritengo che possiamo auspicare un 2018 sicuramente migliore di quello che è stato il 2017. Anche perché fare peggio anche con la serie di mezzo difficile, certo. Era molto difficile. Matteo? Ma guarda, quando si parla di mercato ovviamente non è che il 2 di gennaio le società si svegliano e cominciano a fare mercato. I movimenti ci sono molto molto prima. I procuratori fanno già dalle prime giornate di campionato, cominciano a fare i loro movimenti, cominciano a fare le loro strategie. Questo non vuol dire che poi alla fine il risultato dei procuratori arriva, però comunque se la società, come hai detto tu giustamente, si sta muovendo sul mercato, sta allontanando giocatori che comunque per Zeman non erano più indispensabili, questo vuol dire che comunque il caposaldo della squadra rimane Zeman, quindi Zeman rimane saldo della sua panchina. Certo che se dovesse esserci una serie di risultati negativi, ovviamente questo non gli garantisce il posto fisso. Quindi il discorso un po' quello di dire: adesso il 2 gennaio mandiamo via Zeman, rivoluzioniamo la squadra, mi sembra un'idea molto peregrina che sicuramente Sebastiani non vorrà percorrere. Poi certo, nel mondo del calcio tutto è possibile. Fatto sta che quello che io mi aspetto comunque è che la squadra continui a giocare così come ha fatto in queste ultime due partite, perché non facendo il gioco di Zeman, non facendo, e questo oramai è un dato di fatto, non facendo come il mister chiede, comunque stai riportando a casa due importanti risultati. Guarda Novara e soprattutto guarda Ascoli. Io la partita di Ascoli l'ho vista in televisione, non sono potuto andare come da tradizione al Del Duca, però io ho visto una brutta partita, però fondamentalmente il Pescara ha pareggiato dove l'Ascoli non ha fatto nulla per vincere la partita. Però beh, oddio, soprattutto nel finale l'Ascoli ha avuto delle occasioni. Sì, ha avuto le occasioni, però durante l'arco palo, parate di Fiorillo, Addae che a porta vuota ha sparato alto. Durante l'arco le occasioni dei 90 minuti, l'Ascoli. Sì, questo è stato secondo me un po' un fuoco di paglia alla fine. Però adesso un po' tutti hanno riconosciuto Sebastiani in primis che è stata la, se non peggiore partita dell'anno, una delle sì, più brutte. Sì, però guarda, in questo momento bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno, perché se noi cominciamo a vedere sempre il bicchiere... Tu dici, la tradizione è negativa, quindi... La tradizione è negativa. Io poi ho fatto, se mi dai la possibilità di vedere, cioè praticamente su 14 partite al Del Duca, il Pescara ne ha perse 8 e ne ha pareggiate solo 2. Non solo, ha perso sonoramente anche in stagioni dove il Pescara ha poi finito con una promozione. Esatto, quindi io già all'inizio del campionato avevo dato per persa questa partita, ma avevo dato per persa anche la partita contro il Novara, perché il Novara fuori casa fa risultato, una squadra molto quadrata, una squadra molto più compatta rispetto a quella biancazzurra. Invece siamo riusciti a ottenere 4 punti. Adesso tutte queste critiche, polemiche, eccetera, eccetera, io direi prendere il caso di mettere un po' da parte. Tu getti acqua sul fuoco. Certo, io non mi piace esaltare le cose che non esistono, però a questo punto al Pescara ci sono i risultati. 4 punti in 2 partite, oggi c'è un'altra partita importante.
Se la riusciamo a portare in porto... Però Matteo, qualcuno ti direbbe ci sono i risultati, ma la classifica, ci sono i risultati nelle ultime esibizioni, però la classifica non è una classifica lusinghiera per quelli che erano gli obiettivi del Pescara e per quella che è anche la rosa del Pescara, che conta tra i migliori giocatori della categoria ruolo per ruolo. Guarda Andrea, in questo momento apriamo, cioè con questa cosa che hai detto tu apriamo proprio un mondo, potremmo fare due puntate su quello che hai detto tu. Sì. Io invece apprezzo quello che dice Luigi e forse lo riprenderò in qualche altra occasione. Grazie. C'è il campionato di Serie B, è vero, la prima parte di campionato è un allenamento per la seconda parte. Questa è una cosa che mi è piaciuta molto perché fondamentalmente stanno tutte quante là. Cioè, il Pescara con due vittorie sta là, se non avesse avuto quelle due, tre rimonte con quelle squadre che noi conosciamo e che ci siamo dei. Adesso noi stavamo in zona playoff e nessuno doveva recriminare nulla. Poi quindi sa adesso fare un buon mercato, vedere quali sono gli obiettivi. Però adesso è spuntata giù la lista delle persone. Ecco, qui si dice Ganz se va via perché non ci ha messo una nota. Leggetelo, grazie. Sulla questione Ganz... Si potrebbe dire Ganz negli allenamenti magari non si è impegnato al massimo e quindi Zeman lo ha bocciato, ma molti altri dicono però vediamolo in partita Ganz non lo si è mai visto, ha giocato titolare solo in Coppa Italia, sì. Peraltro facendo anche discretamente, magari il giocatore si tra virgolette smonta con il fatto che non viene impiegato mai da Zeman, magari le colpe. Magari da una parte Ganz non si è impegnato fino al massimo delle sue possibilità, dall'altro Zeman è stato sin troppo intransigente e evidentemente non si può andare fino in fondo in stagione con queste condizioni ed è per questo che Ganz è andato via. Però dire forse non ci ha messo una nota è anche un po' troppo per un giocatore che non è stato messo neanche nelle condizioni di potersi esprimere anche durante il campionato, quando ci sono stati dei periodi in cui Pettinari per molte partite non ha segnato e il Pescara è andato incontro a dei turni infrasettimanali, quindi con impegni anche ravvicinati. Lì evidentemente il rapporto in qualche modo o tecnico o comportamentale, il rapporto tra Zeman e Ganz ha avuto delle problematiche che magari sono ignote, ma altrimenti non è spiegabile perché un giocatore così tanto pagato, sul quale il Pescara ha così investito, non possa trovare spazio neanche una volta da titolare in Serie B. Luigi. Andrea, io credo che il problema non sia comportamentale, altrimenti sarebbe emerso. Quando ci sono stati problemi comportamentali, come nel caso del portiere Pigliacelli, la cosa è diventata anzi fin troppo di dominio pubblico, quindi non credo che sia un problema di tipo comportamentale. Credo piuttosto che sia un problema di compatibilità tecnica, cioè il Zeman vuole un centravanti fisico che aiuti anche la squadra, che faccia il cosiddetto lavoro sporco delle sponde, che litighi un po' con i difensori, mentre Ganz è un centravanti che assomiglia molto all'allenatore della squadra avversaria di oggi da giocatore, cioè mi riferisco a Inzaghi. Però se ci fate caso Luigi, il fatto che Ganz in un girone intero abbia fatto qualcosa come 80-83 minuti è un dato particolarmente significativo, è un dato che inchioda diciamo questo aspetto, cioè che Zeman evidentemente ha visto qualcosa che non va in Ganz, che non è solo un qualcosa di natura tecnica, perché se fosse di natura tecnica comunque in qualche modo io troverei modo di impiegarlo anche nelle situazioni estreme, nelle situazioni compromesse o nelle situazioni magari più agevoli, insomma in qualche modo io lo metto in campo, ma tenerlo a 80 minuti in un girone intero con 20 partite già disputate è un dato estremamente esiguo. Io mi rendo conto che giornalisticamente la tua domanda è più che pertinente, però devi anche considerare che questa particolare situazione tattica e tecnica di Ganz si è incontrata con lo stato di grazia del suo concorrente diretto per il posto, che però ha segnato... è andato avanti a corrente alternata, è vero 12 gol sono tanti, ma c'è stata anche una striscia di un gol in 10 partite e magari lì dopo 5-6 partite che Pettinari non segna puoi provare Ganz, cosa che non è accaduta. Sì, ma io infatti cerco di capire dall'esterno, è difficile dal mio... Tu sai che apprezzo molto i centravanti che stanno nell'area di rigore, per me il centravanti è uno alla Trezeguet che non deve dare troppa mano alla squadra ma deve fare solo alla Icardi, quindi preferisco dire alla Trezeguet, va bene.
ma allo stesso Inzaghi, che non era un centravanti che aiutasse molto la squadra, però poi quando arrivava in area di rigore è un po' quello che si è visto nella partita di Coppa Italia di Genova, dove Ganza ha giocato e credo abbia giocato anche bene pur nelle difficoltà di affrontare una squadra di categoria superiore, perché nella partita di Coppa Italia, se ricordi, ha avuto delle grandissime occasioni, ha avuto un portiere di Serie A di fronte che ha fatto dei miracoli, ma ha dimostrato di essere un centravanti valido per la categoria. Che ci può stare assolutamente. Allora, prima di ascoltare di nuovo Matteo, la partita sta per iniziare, intanto continuano ad arrivare messaggi, pensate al campionato del Teramo, anzi chiedete Ganz in prestito. Beh, mi sembra difficile che Ganz accetti di andare in una Serie C di al momento medio-bassa classifica. Comunque, prima di riascoltare Matteo, andiamo da Paolo Renzetti, la partita sta per iniziare, un paio di minuti con lui e poi torniamo in studio. Eccoci qui, sì, grazie. Prendiamo nuovamente la linea dalla tribuna stampa dello Stadio Adriatico. Giovanni Cornacchia, squadre già schierate sul terreno di gioco. Sarà il Pescara a battere il calcio d'inizio. Tradizionale casacca bianca-azzurra per la formazione abruzzese, maglia nera come di consueto anche per il Venezia di Pippo Inzaghi che è in piedi dinanzi la panchina della formazione lagunare. Tutto pronto per questa partita che sarà diretta dal signor Eugenio Battista di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Marco Citro di Betti Paglia e Alessandro Cipressa di Lecce. Il quarto uomo arriva da Forlì, il signor Marco Piccini. Si attende solo il fischio d'inizio di questa partita valida per la 21ª giornata del campionato di Serie B, ultima gara del 2017. Poi si tornerà in campo il 20 di gennaio, sabato 20 gennaio, ancora da decidere anticipi e posticipi, e per il Pescara ci sarà la prima partita di ritorno allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Ma concentriamoci su questa sfida fra biancazzurri e veneziani, con il Venezia, tra l'altro gara iniziata in questo istante, seguito da una cinquantina di tifosi qui in riva all'Adriatico, larghi vuoti, ormai una consuetudine per le partite interne del Pescara, anche questa sera per via del freddo, anche da giornata semifestiva, siamo sotto le festività di fine anno, ad occhio e croce poco meno di 5.000 gli spettatori presenti. Abbiamo già dato le formazioni nel corso del collegamento pre-gara, andiamo velocemente a ricordare i 2-11, 4-3-3 per il Pescara con Fiorillo in porta, Crescenzi, Coda, Perrotta e Mazzotta in difesa, Balzania, Proietti e Brugman a centrocampo, Mancuso, Pettinari e Capone in avanti. Il Venezia 3-5-2 risponde con Audero in porta, Bruscagin, Cernuto, Andelkovic, Modolo e Garofalo in difesa, Pinato, Bentivoglio e Fabiano sono i tre giocatori di centrocampo, in attacco l'ex Teramo Moreo e Marsura. Pescara che attacca in questo primo tempo sotto il settore di curva nord, ora è Crescenzi, il traversone in area di rigore, l'intervento di testa del numero 25 del Venezia, Cernuto, che va a spedire il pallone in calcio d'angolo e c'è il primo tiro dalla bandierina per il Pescara quando si gioca da 1 minuto e 10 secondi, 0-0 il parziale allo Stadio Adriatico. Battuto corto il corner biancazzurri, pallone sbagliato, il servizio di Crescenzi per un compagno, può partire il contropiede del Venezia che ora si porta in avanti sul settore di sinistra, attacca la squadra allenata da Pippo Inzaghi, c'è questo controllo del pallone di Bentivoglio, pallone all'indietro per Cernuto, ancora il Venezia in avanti, c'è un traversone in area di rigore, il tiro e il palo scheggiato dalla formazione in maglia nera, si divora, però c'era la posizione di offside, si alza la bandierina del primo assistente, quindi crediamo che si sia trattato di posizione di fuorigioco, ma è stato Massura a concludere sotto misura a due passi dal portiere Fiorillo con il pallone che ha scheggiato, ha toccato il palo alla sinistra della porta di Fiorillo ed è terminato poi sul fondo, ma si era alzata per quello che abbiamo visto noi la bandierina del primo assistente Marco Citro di Battipaglia, dunque posizione irregolare del giocatore veneziano. Si gioca da 3 minuti 2:20 sul nostro cronometro, 0-0 allo Stadio Adriatico tra Pescara e Venezia. Linea allo studio. Grazie Paolo. Prima in un messaggio si ricordava l'episodio di Immobile che scalzò Maniero nella prima esperienza di Zeman a Pescara. Ci vuole fame, ecco, forse molto si annida lì, e con questo io personalmente chiudo l'argomento Ganz. Magari l'ex attaccante del Como non ha dimostrato negli allenamenti quella
cattiveria, quella voglia di giocare, quella fame, che è un'espressione usata più volte da Zeman quando ricorda l'Immobile visto a Pescara, giocatore che aveva fame e quella fame lo ha portato a essere capocannoniere quell'anno e poi a diventare il centravanti che ora tutti conoscono in Italia e anche all'estero. Probabilmente a Ganze è mancata quella fame, che invece ha avuto Fiorillo, che è partito da riserva in campionato a vantaggio di Pigliacelli, che è stato il titolare nella prima parte di stagione. Fiorillo però negli allenamenti ha sempre dimostrato quella voglia, quella fame di arrivare, di riprendersi il posto da titolare e poi è successo. Ecco, io la metterei più su questo piano, più che sul piano squisitamente e meramente tecnico. Però io da questo punto di vista mi taccio, non so se Matteo vuole aggiungere qualcos'altro su questo aspetto e poi magari entriamo un po' più nel novero di questa partita che è importante ma è anche difficile, perché il Venezia è un osso duro, squadra che pareggia tanto soprattutto nell'ultimo periodo. Io a quello che hai detto tu, giustamente la fame, aggiungerei anche lo spirito di adattamento, perché Fiorillo ha avuto un ruolo diverso rispetto a, sempre il portiere, però ha un modo di giocare diverso rispetto al suo passato, quindi giocare con i piedi, uscire parecchio, fare il libero aggiunto. E la stessa cosa capitò a Sansovini, ad esempio lui era una punta centrale, con Zeman si diventò un esterno, un attaccante esterno, però Sansovini fece ben 16 gol in quell'anno. La fame di Ganz non si è unita a quello spirito di adattamento, perché forse Ganz, che comunque Zeman l'ha visto sempre come esterno, perché a Perugia quando entrò ed eravamo, se non sbaglio, la terza o la quarta di campionato, lo mise come esterno e in alcune conferenze stampa aveva detto che Ganz lui lo vedeva esterno e non come punta centrale. Quindi il ruolo della punta centrale era ritagliata per Pettinari. Ganz si è male inserito in questo ruolo. Secondo me avrebbe dovuto fare un sacrificio in più per cercare di trovare uno spazio come esterno, anche perché il Pescara, mentre ha avuto sempre come punta centrale Pettinari, gli esterni li ha sempre cambiati. Abbiamo visto Del Sole, adesso scusate, poi c'è stato Mancuso, i giocatori, diciamo, in quel ruolo sono stati sempre cambiati. A questo punto mi viene da pensare che sia la voglia, sia la fame, che magari lui si sente già appagato, però anche lo spirito di adattamento e quindi cambiare il suo gioco per il credo calcistico dell'allenatore. Ok, intanto primo gol della serata lo segna Chiaretti per il vantaggio del Cittadella sul campo della Pro Vercelli. Entriamo più nel novero di questa partita. Il Venezia che squadra è, Luigi? Abbiamo visto questa impostazione, questo 3-5-2 da parte di Inzaghi, che all'apparenza sembra piuttosto abbottonato. Guarda, stavo pensando proprio a questo. In realtà ho visto che già in due o tre occasioni hanno attaccato l'area di rigore in 5 o in 6, quindi è vero che partono bassi ma poi cercano di buttarsi nello spazio, e anche nell'occasione del secondo minuto c'erano 5 giocatori nell'area di rigore pronti a ricevere il passaggio dal fondo. Quindi è una squadra che credo che una squadra di Inzaghi abbia per forza un rapporto molto stretto con l'area di rigore avversaria, cerca di mandare molti uomini a conclusione, quindi è una squadra secondo me estremamente pericolosa. È arrivato un messaggio via la geriatria in riferimento ai tanti giocatori piuttosto attempati, soprattutto in difesa, però noi lo diciamo sempre, purtroppo non è così semplice liberarsi di giocatori che l'allenatore non vorrebbe più allenare perché magari non li vede idonei al suo tipo di gioco o perché la rosa è troppo ampia. Voglio dire, se hai Stendardo sotto contratto o c'è qualcuno, qualche società che si mostra disposta ad acquistare Stendardo, altrimenti Stendardo, che ha un contratto fino a fine anno, resta a Pescara. Quel contratto va onorato, comunque il giocatore va pagato fino alla fine. Bovo, ora che si è operato e starà 2 mesi fermo, quale società può venire a bussare alla porta del Pescara per avere le prestazioni di Bovo? Bovo resterà fino alla fine. Coda comunque
tra questi giocatori anziani è quello che tra un infortunio e l'altro ha giocato di più. Quindi insomma, tutto questo per dire che liberarsi di questi contratti non è facile, non parliamo di, scusatemi il termine, noccioline, parliamo di giocatori che hanno una loro dignità professionale, che hanno un contratto che è stato stipulato anche dalla Pescara Calcio. Quindi se ci sono delle offerte, magari la trattativa si può intavolare, il giocatore può anche andare via, ma se non ci sono delle offerte, questi contratti vanno portati fino a scadenza. Quindi Zeman quasi sicuramente si troverà ancora ad avere a che fare con elementi di particolare esperienza che sono un po' più in là con l'età. Magari altri giocatori, porto per esempio lo Zampano di turno, il Benali di turno, anche se Benali si è operato, anche lui starà fuori per circa 2 mesi, possono avere un po' più mercato e in quel caso è più facile che possano andare via. Però, Andrea, però non è così semplice come lo si dice. Poi i contratti vanno onorati e nel caso vanno fatte le operazioni di cessione, che non sono semplici. Andrea, però a questa cosa difficile che dici tu c'è un'altra situazione importante, cioè quella di dare dei giocatori magari a due delle tue concorrenti che magari si vanno a rinforzare con i tuoi giocatori. E quindi questo è un ulteriore elemento che la società deve valutare, perché è vero che vendi un giocatore come Benali o vendi un giocatore come Brugman. Ma io penso però, che Benali sarà venduto a qualche società di Serie A. Però capito, se dopo medio tu piccola magari che la dai, può ammire un giocatore del dopo genere. Tu magari cedi questo giocatore a una tua diretta concorrente, che può essere per i playoff o nella malaugurata ipotesi una squadra che sta nella zona bassa della classifica, e dopo tu ti sei dato la zappa sui piedi. Ecco come lavorare nel mercato non è per niente facile. Poi ci deve essere anche da parte della la volontà del giocatore di andare in quella determinata squadra. Ci sono talmente tanti fattori che portano a fare il mercato che sembra facile, Tizio va di là, Caio no, va di qua. Assolutamente facile. Non è assolutamente facile, assolutamente. Anche perché ti pare che a inizio stagione soprattutto la società non volesse accontentare intanto i propri interessi, perché liberarsi di alcuni contratti intanto è un sollievo anche per le casse della Pescara Calcio, ma poi anche tecnicamente l'allenatore, che sappiamo adora allenare non con un gruppo, con un organico così ampio. Qui si è partiti con oltre 40 calciatori, poi il numero è sceso, ma comunque resta molto alto. Quindi lo si voleva fare già quest'estate, però, sì, però questo di giocare non, con non pochi, è così semplice. Però poi quello di avere pochi giocatori a disposizione io la vedo come un azzardo, perché se poi si cominciano a fare male si cominciano però a se questa è una volontà dell'allenatore lo so, però la società deve pure pensare che se hai un allenatore un po' magari un po' troppo azzardato in quelle scelte, devi cercare di mettere tu una decisione concreta sul piatto, perché oggi giochi con otto riserve, quindi capisci bene che sei veramente con le sostituzioni contate. Un altro giocatore, magari se si fosse fatto male Pettinari, oggi chi giochiamo? Con Cocco? Allora, intanto ci dicono il senso di questi 20 giorni di pausa, ormai è un po' prassi per il campionato di Serie B, soprattutto da quando si sceglie di non sottoporre i giocatori a una pausa proprio nel corso delle feste, quindi a cavallo del Natale, ma si gioca a cavallo di Natale e Santo Stefano. Addirittura 3 anni fa si giocò proprio nel giorno di Santo Stefano, il Pescara vinse a Modena. Poi la pausa c'è, peraltro anche da contratto i giocatori hanno diritto a una pausa di circa 8-9 giorni, 8-9 giorni di ferie, e quindi questo è il momento più opportuno anche per fare una pausa per i giocatori, e poi quando torneranno a disposizione faranno il cosiddetto richiamo di preparazione o giù di lì per affrontare poi la seconda parte del campionato. Luigi, tu questo discorso insomma quanto ti attrae? Se ti no, attrae un po'? Un discorso che riprende un altro discorso che abbiamo fatto nelle settimane passate, cioè il campionato ha 22 squadre, la pausa di 20 giorni è un non senso nell'ambito di un piccolo non senso nell'ambito di un grandissimo non senso, che è questo mega format che insomma sappiamo che deriva da una serie di questioni strutturali del nostro calcio e che va riformato prima o poi, perché come non ci possono essere 20 squadre di Serie A, e lo dimostra
il Benevento, lo ha dimostrato il Pescara due volte. Così non ci possono essere 22 squadre in Serie B, proprio numericamente non ci sono giocatori validi per queste categorie in Italia, un numero così alto di giocatori per comporre questo numero di squadre. Poi il numero di partite naturalmente è troppo elevato e alcune partite obiettivamente sono... Regalateli, non si può, non si possono fare regali, ci sono contratti in ballo. Quindi non si possono fare regali, se fosse così semplice. Purtroppo, Luigi, è questo che poi nell'immaginario del tifoso passa, no? Sembra facile disfarsi di giocatori che non rientrano fino in fondo nei piani, ma poi così facile non è. Tra l'altro Stendardo è stato fuori lista e fuori dal progetto tecnico fino ai primi di dicembre, poi è tornato, è stato inserito in lista ed è tornato a disposizione, addirittura ha giocato uno scampolo a Cesena. Sì, i principi del diritto del lavoro valgono anche per i calciatori, che sono sì per certi aspetti una categoria privilegiata, ma sono sempre dei lavoratori. Ma io credo che il problema di questa squadra, si è detto il discorso sulla geriatria, capisco che a livello emotivo sia un tema che in qualche modo tocca, quello di allontanare questi giocatori troppo esperti, ma io credo che molto, molto spesso il Pescara abbia peccato di inesperienza piuttosto che di troppa esperienza, e soprattutto nel ruolo di difensore centrale io qualche giocatore di categorie di età me lo terrei, perché soprattutto in certo. Quella fase ricordiamo per esempio, forse tutti sono troppi, perché Stendardo, Campagnaro, Coda, Bovo, quattro sono troppi, poi ci sono anche Fornasiere e Perrotta, volendo anche Lisalde, però qualcuno sì, in effetti lo terrei. Ricordiamo per esempio il caso Campagnaro negli altri campionati. Campagnaro è stato quell'elemento che magari all'inizio non sembrava, attenzione c'è un'azione pericolosa del Pescara e credo che ecco, no, ci proteste perché non è stato concesso un calcio piazzato al Pescara. Ecco, il calcio piazzato, per esempio Bovo è uno che quando è in campo da quella posizione può far male, quindi certo. Io Bovo per esempio lo terrei. Però Bovo lo scorso anno è arrivato, si è fatto male, ha giocato pochissimo, quest'anno ha giocato poco, ora si è operato, starà due mesi fuori, quando tornerà magari ci metterà un altro mese prima di essere a disposizione e intanto il campionato sarà arrivato alle sue battute decisive. Vediamo la schermata dei risultati, perché sono arrivati altri gol, tutti in trasferta per il momento. L'Empoli vince a Perugia con un gol di Donnarumma, il Cittadella, già detto, vince a Vercelli con una rete di Chiaretti, il Novara vince a Chiavari contro la Virtus Entella, rete di Dickman, le altre gare sono sullo 0-0 e noi torniamo per un paio di minuti da Paolo Renzetti. Paolo. Sono 16 minuti di gioco allo Stadio Adriatico, 0-0 tra Venezia e Pescara, meglio il Venezia in questa prima parte di gara dopo l'azione del secondo minuto con il palo esterno colpito da Fabiano, ma probabilmente non ne abbiamo la certezza in fuori gioco. Si è vista ancora al quinto minuto la squadra di Pippo Inzaghi, punizione di Garofalo dai 25 metri, pallone in area di rigore, colpo di testa di Bruscagin che salta più in alto di tutti e pallone di un soffio sopra la traversa. Il Pescara si è visto solo al dodicesimo con un tiro centrale di Mazzotta che non ha creato problemi al portiere della formazione veneziana Audero. Per quanto riguarda l'azione di qualche istante fa, ci sono state le proteste, ne stavate parlando voi da studio, per questo sospetto fallo al limite dell'area di rigore del Venezia, non ravvisato dal direttore di gara che ha lasciato proseguire. Poi il pallone è terminato in fallo laterale, ma fino a questo momento si è visto un Pescara abbastanza timoroso, Pescara che non ha fatto vedere granché sul piano del gioco, un po' di possesso palla, ma come detto le azioni più pericolose sono state sicuramente quelle che vi abbiamo detto in precedenza, con il secondo minuto, il palo di Fabiano e poi con l'azione di Bruscagin sugli sviluppi di un calcio di punizione di Garofalo, il pallone che è terminato di un soffio sopra la traversa. Ora attacca la squadra di Zeman, ma pallone termina in fallo laterale, anzi no, dice il secondo assistente, c'era stato un rinvio della difesa veneziana e dunque Venezia che manovra ancora, Bentivoglio che sta un po' mettendo ordine al centrocampo, il lancio sul settore di sinistra per Pinato in area di rigore, il tentativo di cross, pallone che viene allontanato da Mazzotta, è andato a salvare una situazione pericolosa l'ex giocatore
del Frosinone. Ora c'è il contrattacco della squadra biancazzurra con Crescenzi sulla tre quarti, possesso di palla per il giocatore del Pescara lì dietro per Mancuso, poi scambia con Brugman che ora riceve il pallone, ancora fasi confuse di gioco in area di rigore, Crescenzi, il tentativo di cross del giocatore pescarese che poi è anche sfortunato perché il pallone carambola prima di uscire dal campo proprio sulle sue gambe, dunque non ci sarà il calcio d'angolo ma la semplice rimessa in favore del Venezia. Pescara che attacca un po' in maniera confusa, affolate, ma non ci sono dei veri e propri schemi di gioco, non ci sono delle geometrie chiare da parte della formazione biancazzurra. Sicuramente invece il disegno tattico del Venezia è molto più definito, con questa squadra piuttosto chiusa che sembra attendere il Pescara, ma che poi quando riparte, quando si porta in avanti, crea, lo ha fatto in due circostanze fino a questo momento, dei problemi alla retroguardia biancazzurra. Ora perde però un pallone la squadra ospite, può ripartire il Pescara in avanti con Capone, il pallone per Mancuso, ma è schierata tutta la difesa del Venezia. Mancuso deve attendere l'arrivo di Mancuso, il cross di Mancuso, un tiro cross dell'ex giocatore della San Benedettese, la parata senza problemi del portiere del Venezia Emil Audero. Venezia che si è già rovesciato in avanti quando siamo giunti al 20° minuto. Attendiamo ora è Pinato in possesso di palla, il tiro di Pinato, c'è una deviazione probabilmente, anzi no, pallone che termina sopra la traversa, non c'è stato il tocco di Fiorillo, dunque pallone sul fondo, rimessa per il Pescara, 20° allo Stadio Adriatico, sempre 0-0 tra Pescara e Venezia. Linea allo studio. Matteo, è una partita dura, peraltro il Pescara sta affrontando la terza miglior difesa del campionato, una delle tre sotto i 20 gol subiti, quindi è una formazione piuttosto ostica e molto solida. Beh sì, a me fondamentalmente sia il 3-5-2 che era lo schema utilizzato dal Venezia, che il 4-4-2 sono gli schemi che prediligo di più. Hai una squadra comunque abbastanza bottonata che nei momenti opportuni può riversarsi nella fase d'attacco, quindi puoi creare la superiorità numerica. E a me poi hai tre difensori centrali, se la scelta poi della società ricade su tre buoni giocatori, credo che è la cosa migliore. Io non sono juventino, però Conte con il 3-5-2 ha fatto vedere un bellissimo calcio a Torino. E la cosa che mi preoccupa è come sempre il centrocampo del Pescara, perché mentre il centrocampo qui abbiamo tre giocatori, loro ne hanno ben cinque. Quindi ovviamente hanno questa superiorità numerica che ci può mettere in difficoltà, però comunque tutte e due le squadre giocano in ampi spazi. Il Pescara più di una volta ha avuto la possibilità di far male e trovandosi un giocatore completamente smarcato, poi le azioni sono state un po' sbagliate dagli interpreti, però comunque tutte e due stanno facendo fondamentalmente una partita che mi sta piacendo. Ovviamente non è il Pescara che ha uno stampo zemaniano, è una squadra come per esempio adesso vediamo questi retropassaggi, la palla che corre tra i difensori, cioè sembra una squadra di qualsiasi altro allenatore ma non di zero. Ecco, noi durante Ascoli Pescara, Matteo, abbiamo parlato quasi di una sorta di autogestione. Sì, ma infatti è questa l'autogestione, perché vedi palla dietro, cioè Zeman, io mi ricordo che addirittura era epico il fatto perché ha sostituito questo giocatore, perché ha fatto un retropassaggio per fare una battuta, però a questo punto questa autogestione secondo me sta portando bene al Pescara, perché quando quelle due volte che abbiamo visto l'autogestione a Parma e Cremona comunque ci sono arrivati risultati con due squadre abbastanza difficili. Gli stessi risultati poi sono arrivati con Novara e Ascoli, quindi la squadra comunque molto più coperta, molto più guardinga, pronta a ripartire poi in contropiede.
E questo forse Zeman un po' gli darà fastidio perché non è il suo credo calcistico. Una riflessione dovrebbe farlo. Però fondamentalmente sta facendo le sue fortune, perché se non fossero stati questi risultati di Novara e Ascoli, adesso lui stava a casa a vedere la partita. E quindi credo che sia la cosa migliore, cioè la soluzione migliore per un po' una decisione salomonica hanno preso i giocatori. Noi stiamo qua, il mister fa la squadra, sceglie gli 11, però poi in campo giochiamo noi, decidiamo noi quello che fare. E questo sta portando dei risultati, ma comunque sono dei dati di fatto. Perché quando lui ha detto abbiamo fatto una partita che a me piace, non mi ricordo, forse era Cesena o Brescia, lì abbiamo perso anche in maniera lui sonora. Ieri ha elogiato, durante la conferenza prepartita, ha elogiato la partita di Cesena. Effettivamente il Pescara nel secondo tempo, prima del crollo degli ultimi 10 minuti, aveva giocato un gran calcio ed era in vantaggio. Poi però c'è stato il crollo. Zeman dice: noi quando giochiamo quelle partite poi non dobbiamo gestire, perché se smettiamo e gestiamo poi non siamo capaci. Dovremmo non pensare al risultato, ma dobbiamo sempre giocare all'attacco, che è un po' il suo credo, ma non è facile. Non è facile. Ci sono dei momenti in cui devi respirare, devi gestire, devi saper assorbire la sfuriata dell'avversario, la reazione dell'avversario, e altrimenti sarebbe troppo semplice, no Luigi? Queste sono delle cose che vanno comunque tenute in considerazione. E poi Zeman, e ti faccio anche questa domanda Luigi, non dovrebbe valutare anche questo, che dopo 20 partite questa squadra ha poco niente di suo? Io credo che più che di autogestione si debba parlare di meccanismi di autotutela che non so quanto consciamente siano stati messi in atto dalla squadra stessa, che si è autotutelata appunto da certe brutte figure giocando un po' più bassa di quello che l'allenatore preferisce. Questo però, tornando al discorso degli anziani e dei giovani, puoi farlo se in squadra hai degli elementi che governano il gruppo, quindi qualche senatore che magari ha la personalità e l'esperienza per poter gestire anche questo equilibrio difficilissimo tra volere del tecnico e volere dei giocatori, forse è necessario. Anzi, mi viene in mente, magari fosse successo nel caso della nostra nazionale, magari quei senatori avessero potuto far recedere l'allenatore da certe convinzioni, oggi forse il risultato sarebbe diverso e saremmo tutti più contenti per avere la possibilità. Ma Zeman dovrebbe chiedersi: se non sono riuscito in 20 giornate a dare un'impronta che è la mia impronta a questa squadra, come tutti riconoscono, ma anche lui stesso riconosce, non dovrebbe farsi qualche domanda, fare qualche riflessione? Sì, però bisogna anche capire a che punto della carriera di Zeman ci troviamo. Cioè Zeman non è un allenatore emergente come era ai tempi del Foggia, dove doveva dimostrare di essere Zeman, doveva dare un certo tipo di integralismo assoluto. Adesso sta gestendo anche egli, attenzione, una palla pericolosissima in area di rigore, un cross di Mancuso che viene però allontanato dalla difesa del Venezia. Pescara abbastanza pericoloso. Dicevo, Zeman stesso sta gestendo quest'ultima fase della sua carriera. Non possiamo pensare che non cerchi di gestire anche quest'ultima parte, evitandosi magari un esonero che comunque. Attenzione, altro pericolo, attenzione parata, ma no, c'è un fuorigioco, c'è un fallo, quindi Pescara era entrato nell'area piccola con Brugman che ha avuto un'occasione. Allora, andiamo effettivamente da Paolo Renzetti, anzi no, visto che l'azione è ferma, vi do degli aggiornamenti, perché l'Ascoli è in vantaggio a Brescia, rete di Buzzegoli, l'Avellino ha sbloccato al Partenio Lombardi contro la Ternana, ha sbloccato il risultato con Asensio, mentre l'Empoli è tornata in vantaggio al Curi di Perugia con la rete di Caputo, dunque a segno i gemelli del gol dell'Empoli, prima Donnarumma, poi Caputo, nel mezzo il pari di Carmine. Torniamo effettivamente da Paolo Renzetti che ci racconta queste ultime azioni, in particolare del Pescara. Sì, pochi istanti fa c'era stata una opportunità per la formazione biancazzurra con Mancuso in area, tiro cross con la difesa. Attenzione perché c'è il Venezia che va vicinissimo, anche in questo caso però si alza la bandierina del primo assistente, pallone che era terminato di un soffio al lato, ma si era alzata la bandierina
del primo assistente. Tra l'altro c'è un giocatore del Venezia a terra, dunque il gioco è fermo perché probabilmente staranno per entrare sul terreno di gioco i sanitari della formazione lagunare, come accade in questo istante. E dunque dicevo, Venezia pericoloso qualche istante fa, su azione comunque viziata da fuorigioco, pericoloso il Pescara un minuto e mezzo fa con Mancuso, questo tiro cross dall'interno dell'area di rigore dell'ex giocatore della San Benedettese, poi con la difesa del Venezia che è riuscita a rinviare il pallone. Nel periodo non collegato non è accaduto praticamente nulla a livello di occasioni da rete, ma è chiaro che la compattezza del Venezia sta creando problemi al Pescara, che non riesce a trovare grandi spazi per riuscire a far male all'estremo difensore veneziano, che non ha dovuto di fatto compiere alcun intervento di rilievo. E invece, Paolo, perdonami, parte, come stai vedendo Proietti, che non gioca dalla quarta giornata? Ma diciamo che non è, si vede che non è un giocatore al meglio della condizione, un giocatore un po' arrugginito. Centrocampo il Pescara spesso si trova in inferiorità numerica, e questo evidentemente qualche problema crea anche alla zona mediana dei biancazzurri. Proietti non mi sembra, diciamo, nella serata migliore, ma non potrebbe essere diversamente, perché questo è un giocatore che non gioca una partita vera da tre mesi, e non si poteva sicuramente pretendere che questa sera potesse essere al 100% della condizione. Ma è il Pescara, ripeto Andrea, che non è che sta giocando una partita, voglio dire, disastrosa, ma è comunque una squadra molto guardinga, una squadra che sta incontrando delle difficoltà obiettive, oggettive, diciamo dalla tre quarti di campo in su, e questo poteva essere messo anche in preventivo, proprio considerando il fatto che di fronte c'è una squadra un po' Mister X, il Venezia, in questo campionato. La formazione di Pippo Inzaghi è abbonata ai pareggi, perché ne ha ottenuti 11 in questa stagione. Poi, come dicevi anche giustamente tu, ha subito alla terza miglior difesa con appena 18 gol subiti, e questo la dice lunga proprio sulla compattezza e sulla difficoltà che le formazioni avversarie hanno nel bucare la rete del portiere Odero. Intanto c'è però il Pescara in avanti, ma è tutta schierata lì indietro la difesa del Venezia, ad eccezione di Moreo e Marsura. I giocatori in maglia nera sono tutti dalla tre quarti di campo all'indietro verso la porta di Aduero. Questo spiega come il Pescara stia trovando davvero difficoltà, anche come in questa occasione, dove c'è un tiro cross di Crescenzi davvero innocuo, con il pallone che finisce sul fondo. Intanto si sta scaldando un giocatore del Venezia, quindi è probabile che qualche giocatore in campo della formazione veneta non sia al meglio della condizione. Potrebbe essere stato il giocatore soccorso qualche istante fa dai sanitari del Venezia. Per il momento solo riscaldamento per questo atleta che indossa la tuta e che ovviamente non riusciamo a riconoscere, in attesa di capire. Inzaghi dovrà capire se è il giocatore che ha subito il fallo, forse Suciu è in grado è Suciu, io ringrazio Stefano Recanati, che si sta scaldando, potrebbe entrare in campo al posto del compagno di squadra che qualche forse è Pinato, che si era fatto male prima. Sì, Paolo. Pinato si era fatto male prima, Pinato era rimasto a terra un paio di minuti, e dunque Inzaghi sta cercando di capire se Pinato è in grado di proseguire la partita. Per quello che vediamo sembra di sì, perché corre e si muove con una certa disinvoltura, e dunque per il momento Suciu dovrebbe solo proseguire nel riscaldamento. In campo non accade davvero nulla, sono 32 minuti di gioco allo stadio Adriatico, direi gara piuttosto sonnecchiosa, molto corretta, nessuno ammonito, gioco facile per il direttore di gara Eugenio Abbattista di Molfetta. Linea allo studio. Grazie, intanto Ciociev porta in vantaggio il Palermo sulla Salernitana, un gol che blinderebbe il titolo d'inverno, platonico, ma comunque è la testimonianza della superiorità espressa dalla squadra di Tedino nella prima parte del campionato. Palermo in vantaggio sulla Salernitana. Oh, io vi riporto un attimo sulla questione mercato. Ieri Matteo Zeman ha detto che più che il Carpi è l'Atalanta che sta facendo pressioni sul Pescara per riavere Valsania, che è un giocatore
in prestito, dato in prestito proprio ai biancazzurri nel corso dell'estate, però evidentemente l'Atalanta non è contenta del poco spazio trovato da Valsania e quindi lo rivuole indietro. Proprio nel momento in cui Valsania stava giocando di più, complici anche degli infortuni, in particolare di Palazzi e Koulibaly, che è in un momento di scarsa forma, tu lo daresti via, Valsania? Cioè, nel senso, avalleresti questa richiesta dell'Atalanta che rivuole indietro il giocatore? Beh, se l'Atalanta rivuole un giocatore, quasi sicuramente lo riavrà, anche se poi il Pescara può mettere il veto nel ridarlo. Questo per quanto riguarda un po' le regole. In realtà no, io non lo darei, perché il punto nevralgico del Pescara, l'ho sempre detto, è il centrocampo. E Balzania è uno di quei giocatori che può fare all'occorrenza il gioco di Zeman e può comunque ricoprire un ruolo importante anche con un eventuale cambio sulla panchina. Quindi è anche un giocatore di prospettiva, attenzione, quindi... A me piace tanto come ragazzo. Certo, non si sta esprimendo al meglio, ma in questa rosa non è che stanno giocando un po' tutti quanti col freno tirato. Per quanto riguarda poi la questione giocatori, le squadre all'inizio del campionato hanno fatto un po' la fila alla porta del Pescara per darci giocatori, perché si sa che comunque Zeman è uno che li valorizza e che riesce a ottenere il massimo da questi ragazzi e poi proiettarli nel calcio che gioca. Il momento in cui magari la stessa Atalanta punta su un giocatore e questo giocatore comunque non si trova bene, si trova scontento e le sue prestazioni atletiche vengono messe un po' in ombra, giustamente l'Atalanta fa la voce grossa per riavere un suo giocatore. E comunque l'Atalanta è uno di quei vivai importanti che rifornisce calciatori. Ci sono tre giocatori in prestito a Pescara, Lattelat, sì. Capone e Valsania. Lattelat tornerà sicuramente alla base, Capone resterà perché sta facendo comunque bene, e Valsania... ci dovrebbe dare Papu Gomez. Beh, un po' troppo. Ma io mi domando di Lattelat che cos'era, perché comunque quando è venuto a Pescara tutti parlavano di questo giocatore. Tu, cioè, io poi, come nella mia semplicità, ho detto: ma fatemelo vedere, io non lo conosco, non posso seguire il campionato di primavera dell'Atalanta, cioè, come faccio a dire è un giocatore forse. Guarda, però ti dico, Matteo, che lo scorso anno io lo vidi in una partita di Coppa Italia, Juventus-Atalanta, e Lattelat non solo segnò alla Juventus, ma fece una grande partita. Quindi, insomma, il sottoscritto, quando seppe dell'arrivo di Lattelat a Pescara, sì, però era entusiasta, perché arrivava un giocatore che perlomeno in una partita così difficile aveva dimostrato di avere delle qualità. Poi sicuramente gli infortuni hanno inciso, magari poi il giocatore non si è rivelato essere quello che molti si aspettavano, Zeman in primis, e quindi Lattelat alla fine ha soltanto 4 presenze in primavera, nessuna in prima squadra. Sì, sì, sì. Lo stesso Vukušić fece 2 gol, sì, all'Inter, fece un partitone, Pescara lo comprò, adesso non so che fine abbia fatto, quindi una partita... E magari può essere anche poco per giudicare un giocatore che comunque le sue doti le fa vedere. Magari non si è ambientato, non ha avuto quel piglio giusto con la squadra, ha avuto tanti infortuni, però mi dispiace che succedano queste situazioni, che magari ti presentano un giocatore come se fosse il miglior giocatore, il miglior acquisto dell'anno. Sicuramente ha nella velocità la sua arma migliore, magari tecnicamente, ecco, se confrontiamo Capone e Lattelat c'è un abisso di differenza in favore di Capone, cioè tecnicamente Capone effettivamente di un'altra categoria rispetto a Lattelat, che fa della velocità la sua arma migliore, perché è un giocatore che sul primo passo è bruciante, poi però servono altre qualità per essere incisivi sia in fase di assist sia in fase di
di tiro in porta. Intanto terzo gol dell'Empoli a Perugia. Non so se hai finito, altrimenti andiamo da Paolo Renzetti perché c'è una punizione al limite, sì, per sì, il Pescara. Prego, prego. Allora possiamo andare da Paolo perché ci racconta la dinamica di questa punizione e poi ci fa sapere come andrà a finire questo piazzato. Sì, calcio di punizione per il Pescara con Mazzotta che se n'era andato a Bruscagin e che lo ha atterrato proprio a 3-4 metri dalla linea dell'area di rigore del Venezia. Dunque c'è questo calcio di punizione per il Pescara, è stato tra l'altro ammonito Bruscagin, primo giocatore del Venezia, a finire sul taccuino del direttore di gara, ma ahinoi è stato ammonito, era stato ammonito qualche minuto prima anche per rotta nel Pescara. Dunque due difensori ammoniti nelle due squadre, mentre c'è questo calcio di punizione per il Pescara sul pallone Brugman. Siamo alla metà della linea laterale dell'area di rigore del Venezia, la conclusione di Brugman, la battuta di Brugman che definire inguardabile dire poco, con il pallone che finisce quasi a ridosso della bandierina dal settore opposto rispetto a quello della battuta del calcio di punizione. Davvero una battuta brutta quella di Brugman, pallone che è terminato, ripeto, a ridosso della bandierina di sinistra della porta, difesa da Audero. Partita modesta, spettacolo grande assente questa sera allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Direi 0-0 che non fa una piega perché è successo poco, pochissimo, portieri inoperosi. Insomma, finora patto di non belligeranza per chiudere bene l'anno? Bene, bene, ma, tra virgolette. Bene, senza patene. Senza patemi, ma non so se il Pescara alla vigilia poteva sottoscrivere un pareggio considerando la posizione di classifica, considerando tutto quello che è successo, considerando che questa squadra... Matteo, tu lo sottoscrivi, hai detto? Da un mese e mezzo. Ecco, ad esempio Paolo, Matteo da studio sottoscriverebbe un pareggio. Perché, Matteo? Il Venezia è una bella squadra, attenzione, ha 4 punti più del Pescara, sta lì nella zona playoff, quindi non so se c'è dentro. Sì, sì, è dentro e al limite. A me fondamentalmente piace come squadra, adesso bisogna vedere il secondo tempo come lo interpreta, perché per esempio se ricordiamo la partita di Bari, tutte e due le squadre non è che avevano fatto chissà che nel primo tempo, poi Bari nel secondo tempo è uscito e ha vinto la partita. Invece Luigi sottoscrive un pareggio? Giochiamo un pochino a calcio, giochiamoci ragazzi. Ma il momento difficile del Pescara, questo è un momento difficile del Pescara, non è un momento facile, un momento capisco quello che vuoi dire e posso anche concordare che un pareggio sarebbe ottimo, però dai, siamo al 38esimo del primo tempo, andiamo con lo spirito più zemaniano, visto che ci hanno accusato che stiamo gufando Zeman. Andrea, voglio dire una cosa su questo. Io parlo a titolo personale, ma credo di interpretare anche il tuo pensiero. Siamo tutti tifosi del Pescara, quindi se Zeman fa bene siamo tutti contenti. Stiamo semplicemente analizzando la differenza tra questo Zeman di quest'anno e il Zeman che noi che conosciamo, che ci ha fatto sognare in quella stagione meravigliosa in Serie B. Evidentemente non è gufare Zeman. No, io penso che il messaggio si riferisse a quanto detto da Riccardo Klinko nel prepartita. Secondo lui l'esperienza di Zeman è destinata comunque a finire, quindi penso che l'amico da casa abbia ripreso quelle parole. Tutto qui, insomma. Certo, per completare questo discorso, è vero che Zeman non è lo stesso della Serie B ed è quello che abbiamo analizzato in questa mezz'ora di partita, ma probabilmente anche questa squadra non è quella della Serie B, perché in quella squadra c'erano 3 giocatori che poi sono diventati titolari della nazionale italiana, quindi vabbè, la nazionale italiana non è andata ai mondiali, ma insomma si tratta di giocatori di un livello obiettivamente, al di là delle opinioni, superiore a quello attuale. Tanto c'è il vantaggio anche del Foggia contro il Frosinone, e questo è un gol importante perché il Frosinone è una delle principali forze del campionato. Dunque vantaggio della squadra di Stroppa, che sarà anche la stessa squadra che ospiterà il Pescara alla prima di ritorno il prossimo 20 di gennaio. Dunque in questo momento ci sarebbe anche l'allungo del Palermo proprio sul Frosinone. Ti facevo un baffo tra pattoni, Matteo, ti scrivono. No, ma guarda, in altre situazioni io avrei detto la stessa cosa, avrei detto dai, dobbiamo attaccare, dobbiamo andare però capisco perfettamente che è un momento difficile dove la squadra si sta autogestendo. Il calcio di punizione di Brugman è il classico esempio, perché Zeman vuole che il calcio di punizione non si battono, nel senso così un calcio di punizione
rivolti verso la porta, vuole che la palla viene giocata corta per andare in porta. E questo è un classico esempio che Brugman ha preso la palla e l'ha battuto come in qualsiasi altra squadra che gioca a calcio. E quindi si fa capire che ci sono degli equilibri che si devono trovare in questo momento, perché vi ricordate quando abbiamo perso 3 partite di fila, che ambiente c'era a Pescara, i musi lunghi e le critiche e le contestazioni, e si è ritornato un po' a quello che era successo, che succedeva allo scorso campionato. Invece quando c'è un risultato che anche giocato brutto, però comunque ti porta a casa il punticino, e magari all'ultimo secondo... Paolo! Andrea, palo interno di Pinato, che è saltato di testa indisturbato proprio al limite dell'area piccola. Il pallone ha colpito il palo interno della porta di Fiorillo, ha attraversato tutto lo specchio della porta difesa dal portiere. Che fortuna! E davvero il Pescara ha corso un rischio grandissimo. A Pinato, siamo in televisione, Paolo, dobbiamo dire che fortuna, altrimenti... Sì, siamo in televisione, limitiamoci a questo, ma che gol si è divorato Pinato, che è saltato tutto solo, aveva lo specchio in pratica della porta. Tra l'altro Paolo, vuoto, è andata bene a Fiorillo perché la palla poteva picchiare contro il corpo di Fiorillo e finire in porta lo stesso. È vero, è stato fortunato Fiorillo, è stato fortunato il Pescara, ma l'azione divorata da Pinato è stata davvero incredibile. Pescara che una volta tanto può dire grazie anche alla Dea Bendata. Se mi permetti, Andrea, visto che tra l'altro siamo a un minuto dalla fine di questo primo tempo, dunque credo possiamo andare a chiudere qui dallo stadio Adriatico. Prima diceva giustamente Matteo Marcheggiani, è un momento difficile per il Pescara, ma io credo che per il Pescara il momento difficile, attenzione, c'è la formazione biancazzurra in avanti, il colpo di testa di Pettinari, la parata del portiere quasi all'indietro, il colpo di testa del giocatore del Pescara, e il portiere Aduero è riuscito a respingere il pallone, poi ad addomesticarlo, e dunque c'è stata la risposta della formazione biancazzurra, la prima vera occasione per il Pescara con questo colpo di testa di Pettinari. Ma sicuramente l'azione di Pinato è stata molto molto più pericolosa. Dicevo, faceva bene a sottolineare Matteo che in questo momento con il Pescara in difficoltà un pareggio con il Venezia non sarebbe da buttare, però io aggiungerei questo, che il Pescara ha problemi ed è in difficoltà dal 31 di agosto, cioè non è che questa squadra ha dato purtroppo mai una sensazione di sicurezza, di brillantezza, non ha quasi mai offerto prestazioni all'altezza, quindi credo che da questo punto di vista insomma i problemi siano iniziati con l'inizio del campionato e con la prima giornata di campionato, quindi è chiaro che adesso bisogna evidentemente forse cercare di limitare i danni per quello che abbiamo visto qualche istante fa. Adesso potremmo anche sottoscriverlo un pareggio, però alla vigilia della partita tu hai una gara interna contro il Venezia che ha 4 punti più di te, insomma puoi anche pensare di poterla vincere la partita. Poi è chiaro che il responso è quello del campo. Intanto 2 minuti di recupero e dunque si giocherà fino al 47esimo, battuta la punizione dal Pescara con Mazzotta che scambia con Capone, si è visto poco l'ex atalantino Brugman che allarga dalla parte opposta sull'out di destra per Crescenzi, ancora Crescenzi, il servizio per Mancuso al limite dell'area di rigore viene fermato efficacemente dai giocatori del Venezia e Mancuso, e dunque è la formazione di Pippo Inzaghi che può portarsi in avanti, ma c'è un passaggio scriteriato all'indietro con il portiere Aduero che è riuscito a salvare sul giocatore biancazzurro che si era portato, aveva capito Pettinari che aveva capito le intenzioni del giocatore del Venezia. Pettinari non è riuscito a superare il portiere Aduero che con un guizzo è riuscito invece ad abbrancare il pallone, ma Pettinari avrebbe potuto fare e dovuto fare sicuramente meglio. Ora la controffensiva del Venezia, pallone in area di rigore, ancora Pinato che svirgola, poi un tentativo di rovesciata di Marsura, e stanno accadendo tante cose in questi minuti di recupero perché ne sono stati assegnati 2 dal quarto uomo Piccinini di Forlì. Quindi si è rotto il patto di non belligeranza, Paolo. Eh sì, si è rotto evidentemente questo patto di non belligeranza, prima il palo clamoroso di Pinato, poi la conclusione di testa di Pettinari e poi ancora Pettinari vicino al vantaggio proprio pochi istanti fa dopo questo retropassaggio
per il portiere Aduero, che è riuscito comunque a salvare. Finisce il primo tempo dopo due minuti di recupero allo Stadio Adriatico. Fischi all'indirizzo del Pescara dalle tribune dello Stadio Adriatico. Primo tempo che si conclude sul risultato di parità ad occhiali, 0-0 tra Pescara e Venezia. Linea che può tornare allo studio. E allora finisce con qualche emozione in più, prima tanti sbadigli e poi le emozioni concentrate in questo finale di primo tempo. Diciamo che al Pescara è andata bene, anche se l'occasione avuta da Pettinari sul retropassaggio sbagliato può far recriminare la squadra di Zeman. Vediamo i risultati dei primi tempi, non sono ancora tutti finali. Ma vediamoli lo stesso. Avellino Ternana 1-0, rete di Asensio. Brescia Ascoli 0-1, rete di Buzzegoli. E poi Carpi Bari 0-0, Cremonese Cesena 0-0, Foggia Frosinone 1-0, rete di Beretta. Palermo Salernitana 1-0, rete di Ciocev. Perugia Empoli 1-3, doppietta di Donnarumma, un gol di Caputo, momentaneo 1-1 di Carmine. Pescara Venezia 0-0, Provercelli Cittadella 0-1, rete di Chiaretti. Virtus Entella Novara 0-1, rete di Dickman. Vediamo anche la classifica virtuale con i risultati di fine primo tempo. Il Palermo, vedete, allunga più 5 su Empoli, Frosinone e Bari. 39 contro questo drappello di squadre, a quota 34. Parma 33, Cittadella 32, Cremonese, Venezia, Spezia 30 punti, Carpi 29, Novara 27, Salernitana, Pescara a quota 26, Avellino e Foggia 25, Perugia e Cesena 24, Brescia 23, Ternana e Entella 21, Ascoli 20, Provercelli 18. Allora, rapidamente, un minuto a testa, non di più. Luigi, un bilancio di questa prima frazione. Avete parlato di patto di non belligeranza. Io credo che in realtà sia stato un fatto contingente con le squadre che non sono riuscite a superarsi e che per un certo momento si sono equivalse, ma adesso si è parlato tanto di Zeman, che forse non è più quello di una volta, tutto quello che volete, ma due squadre allenate da Pippo Inzaghi e da Zeman provano a vincere sempre e comunque, poi magari non ci riescono, ma l'atteggiamento di due allenatori è sempre un atteggiamento molto offensivo e negli ultimi minuti della partita si è visto, perché hanno avuto grandi occasioni entrambe le squadre. Il Venezia è molto pericoloso perché si difende e poi si buttano, come ho già detto, nell'area di rigore e sono molto pericolosi. Qualche distrazione in difesa, fare i passaggi al portiere, l'ho detto anche l'altra volta, è molto pericoloso, però è stato molto bravo poi l'estremo difensore, che tra l'altro ha fatto già una buona carriera nella primavera della Juventus, Audero, che ha bloccato una palla pericolosa. Matteo? Sì, una partita che a me fondamentalmente non mi dispiace, non mi ha emozionato, non mi è dispiaciuta, perché comunque se ne vedono tante di queste partite in Serie B. Chi magari si aspettava la partita Real Madrid-Barcellona è rimasto deluso. Però il calcio italiano è un po' questo, si vedono partite brutte in Serie A dove si vedono solo un'azione, quindi vederla a Pescara non mi dispiace. L'importante è che riportare a casa il risultato. Vediamo questo secondo tempo come interpreterà il Venezia, perché questi ultimi minuti ci hanno fatto capire che magari il Venezia è stato un po' lì ferma ad aspettare il Pescara, e mentre il secondo tempo vorrà riportare a casa il risultato, anche perché quel palo interno che hanno preso. Beh, bilancio per di loro due, grida, di due per pali. Venezia, sì, due no, pali. No, grida vendetta quel palo interno, però se poi andiamo a rivedere l'occasione di Pettinari avuto a tu per tu con il portiere, anche se quello poi è stato più un retropassaggio sbagliato, sì, da parte del Venezia, quindi è stato più un'occasione, chiamiamolo, fortunato. Diciamo che il risultato 0-0, comunque 1-1, fino a questo momento ci potevano stare tranquillamente. Va bene, ci fermiamo, andiamo in pubblicità, poi rientriamo con la seconda parte di Diretta Stadio, l'ultima puntata dell'anno.
E la seconda parte di diretta stadio Pescara Venezia è terminata 0-0 dopo i primi 45 minuti. Speriamo di raccontarvi una partita un po' più movimentata, un po' più emozionante, anche se le emozioni non sono mancate nella parte finale della frazione, in particolare con il palo interno del Venezia colpito da Pinato, poi il colpo di testa di Pettinari con parata di Audero, il retropassaggio di Marsura che aveva liberato Pettinari proprio davanti all'estremo difensore del Venezia che ha rimediato con una grande uscita. Continuano ad arrivare dei messaggi. Che cosa dobbiamo aspettarci da questa ripresa, Luigi? Cosa dobbiamo aspettarci? Questa è una bella domanda. Ecco, più della salvezza non si può puntare con questa squadra. Però io insisto su questo tasto. L'attuale rosa del Pescara si può criticare in tanti modi, ma è una rosa di valore. Giocatori presi ognuno singolarmente e sono giocatori forti per la categoria. Quindi per la salvezza forse è un po' troppo poco. Poi che non stia rendendo è un altro discorso. Sì, ma il calcio è uno sport di squadra, quindi non è detto che i migliori 11 formino la migliore squadra. Bisogna trovare l'alchimia. È un po' quello su cui Zeman sta lavorando, tra l'altro. È proprio questo il punto. Cioè, Zeman non ha espresso una sfiducia tecnica sui singoli, ma sulla capacità e sulla compatibilità di questi giocatori con il suo modulo. Quindi, ecco, credo che questi 20 giorni, torniamo al discorso iniziale, questi 20 giorni saranno molto molto importanti per valutare tutte queste situazioni individuali e di squadra e prendere la decisione più difficile, più opportuna. Qualcuno parlava della salvezza, vedevo nei messaggi, non si può aspirare che alla salvezza. Signori, lo so che i desideri di tutti sono altri, ma mantenere la categoria è il primo obiettivo di qualsiasi squadra in Serie B, perché se la B è complicata, risalire dalla C a tre gironi è ancora più difficile. Io prendo l'esempio del Lecce, che è una squadra molto ricca, una squadra che sono tanti anni che prova a risalire in B e non ci riesce perché c'è una sola promozione diretta per girone. Quindi la salvezza, che ci sembra poco, e forse lo è, ma è un bene che va assolutamente salvaguardato. Sì, Lecce da tanti anni ci prova, il Benevento che è arrivato in Serie A ma per tanti anni in C ha provato a vincere i campionati, ci è riuscito ma dopo aver speso tantissimo. Il Foggia stesso ci ha provato diversi anni a tornare in Serie B. Effettivamente poi risalire dalla C è tutt'altro che semplice, perché le promozioni sono poche e la categoria è unica, 60 squadre, quest'anno un po' di meno, ma passano solo le prime. Prima di sentire Matteo, torniamo da Paolo Renzetti, perché nel frattempo le squadre sono pronte per la ripresa. Allora, Paolo, raccontaci i primi due minuti di secondo tempo, a te. Sì, tutto pronto per il secondo tempo che inizia proprio in questo istante, in cui mi dai la linea, Andrea. Si riparte dallo 0-0 con cui si era chiuso il primo tempo e si riparte con gli stessi 22 di inizio partita, perché non ci sono state sostituzioni. Pinato, come abbiamo raccontato ai nostri telespettatori, dopo il leggero infortunio si era rimesso sicuramente bene, perché era andato tra l'altro al 43esimo del primo tempo a colpire un clamoroso palo interno della porta difesa da Fiorillo, mancando davvero di un soffio il vantaggio. Finale di primo tempo, di prima frazione, che ha visto diverse emozioni, al di là invece di quello che era successo nei precedenti minuti, nei 40 minuti della prima frazione di gioco, in cui non era quasi accaduto nulla, perché al 43esimo c'era stato il palo colpito clamoroso da Pinato, poi due occasioni per il Pescara al 44esimo, al 46esimo, 44esimo un colpo di testa in torsione quasi all'indietro di Pettinari con la parata difficoltosa del portiere Audero, e poi al 46esimo uno scriteriato passaggio all'indietro di Marsura per il portiere della formazione veneziana, che è riuscito a bloccare Pettinari, che era a sua volta riuscito, scusate il gioco di parole, ad impossessarsi del pallone. Dunque finale di tempo incoraggiante per il Pescara, che lascia ben sperare per questo secondo tempo. Paolo, c'è qualcuno che fa movimento dalla panchina? C'è qualcuno che si scalda? No, non ci sono giocatori del Pescara che stanno effettuando riscaldamento, ce ne sono tre invece del Venezia, e dunque è possibile che ci possano essere delle sostituzioni a breve in casa della formazione veneta. Ricordiamo che
il Pescara in questa stagione, Zeman in questa stagione già in una gara non aveva operato sostituzioni, e questo aveva fatto storcere il muso a diversi tifosi. Attenzione, perché c'è il Pescara in avanti, ancora un rinvio con Brugman che si era portato in attacco, rinvio del portiere Aduero proprio ad anticipare il giocatore uruguaiano. Si gioca da 3 minuti allo Stadio Adriatico. Ricordo anche che sono 2 gli ammoniti di questa partita fino a questo momento. Si tratta di Perrotta per il Pescara e di Bruscagin per la formazione veneta. C'è un calcio di punizione per il Venezia, ma siamo molto distanti dalla porta di Vincenzo Fiorillo, e dunque linea che può tornare almeno per il momento allo studio. Allora Matteo, prospettive per questo secondo tempo? Ma questi primi 2 minuti, 3 minuti stiamo giocando, diciamo che stiamo vedendo lo stesso copione del primo tempo, quindi non è che è cambiato più di tanto. E, bisogna vedere un po' come le squadre negli spogliatoi. C'è un po' di ironia. Da quale infermeria, di quale società il presidente Sebastiani andrà a pescare i giocatori nel mercato di gennaio? Speriamo, speriamo che vengano giocatori sani e prontamente impiegabili. Matteo. Bisogna vedere come poi gli allenatori hanno interpretato un po' questo primo tempo e cosa hanno detto i propri giocatori, quindi se rimanere così, quindi continuare a giocare così come hanno fatto nei primi 45 minuti, oppure dare una svolta a questa partita. Fondamentalmente il Venezia non è che mi sembra sia tornato in campo con un altro piglio, però ovviamente sono passati pochi minuti per giudicare, considerato pure che c'è stato pure un infortunio a metà campo che ha portato via qualche secondo, quindi diciamo che questo secondo tempo è ancora tutto da scrivere. Venezia è la seconda squadra per pareggi del campionato, la squadra che pareggia di più è la Ternana, 12 pareggi. Poi a quota 11 ci sono Cremonese, Venezia e Salernitana, a quota 10 c'è il Frosinone, quindi è una squadra che magari non riesce a portare a casa il risultato pieno, però fa della continuità dei piccoli passi la propria forza, Matteo. Ma sai, poi il pareggio comunque ti permette di lavorare serenamente per la partita successiva. Guarda quello che sta succedendo a Milano adesso con l'Inter, no? Vogliamo prendere esempi clamorosi, prendiamoli. C'è l'Inter che fino a qualche giorno fa e qualche giornata fa era predestinata a vincere lo scudetto insieme al Napoli, alla Juventus, adesso con 3 battute, con 3 sconfitte di fila, tutti quanti a dare addosso un buon allenatore, ma sa, queste scelte, Icardi, eccetera, eccetera. Quindi quello che ti voglio dire, il pareggio è un risultato che secondo me, se non riesci a vincere la partita, perché poi si scende in campo per vincere, però se tu hai un avversario che sai che è più forte di te, che sai che comunque ti può mettere in difficoltà, cerchi di essere un po' più guardingo e cerchi di portare a casa un risultato, perché chiudere poi il campionato con un pareggio, magari con una vittoria, però ovviamente tutti sarebbero solo contenti per una vittoria, però con un pareggio diciamo che ti fa iniziare la seconda parte del campionato sotto un piglio diverso. Tanto rara smorfia di Zeman in panchina, qui un intervento che non mi sembra affatto da rigore, però Crescenzi un piccolissimo rischio lo ha corso nel contatto con Modolo, però insomma non mi sembra ci fossero gli estremi per il calcio di rigore. Non mi pare ci siano state neanche le proteste dei giocatori del Venezia. Luigi, dalla panchina del Pescara, tu cosa, o meglio, chi pescheresti in questa ripresa? Tenuto conto che Zeman ha a disposizione, oltre al secondo Antonino, Balzano e Cocco, che sono però a mezzo servizio, e poi Canutè e Koulibaly per il centrocampo, Del Sole e Baez per il fronte d'attacco. Andrea, è una domanda veramente difficile. Non voglio rispondere politicamente dicendo che l'allenatore li vede durante la settimana, ma è proprio così. Bisognerebbe conoscere le condizioni fisiche e tecniche dei giocatori disponibili. Attenzione, un cross, un pericolo nell'area di rigore del Venezia, allontanata dalla palla in fallo laterale. Sicuramente un cambio, qualche cambio, soprattutto forse degli esterni d'attacco, perché è un ruolo abbastanza dispendioso e magari un giocatore fresco in quella posizione potrebbe essere utile negli ultimi minuti di partita.
Non si può fare il paragone tra Inter e Pescara, Matteo, ti scrivo. No, beh, io dicevo, per quanto riguarda le tre sconfitte di fila, che comunque... Sono comunque due in campionato e poi una in Coppa. Sì, sì, però comunque nei tifosi, nella stampa, nella società, cioè si muovono alcuni meccanismi che possono essere anche dei meccanismi perversi che ti possono a sfasciare il... a rompere il giocattolo. Quindi ecco perché io dico, no, ovviamente non sto paragonando il Pescara all'Inter, cioè è imparagonabile la cosa, sarebbe da sciocchi dire una cosa del genere. Sto dicendo che comunque tre pareggi, tre sconfitte hanno un peso differente nell'ambiente di una squadra. Ecco perché dico, secondo me il pareggio è uno dei risultati che può stare bene al Pescara in questo periodo. Poi magari... vinci oggi, vinci contro il Foggia, vinci contro l'altra squadra che Perugia. Col Perugia fuori casa, in casa, allora ritorni nelle parti alte della tra l'altro col Perugia sarà anticipo in occasione della seconda giornata di ritorno venerdì 26, se non ricordo male, venerdì 26 gennaio ci sarà l'anticipo all'Adriatico Cornacchia tra Pescara e Perugia, seconda giornata certo, di io se fossi ritorno. Certo, se io fossi l'allenatore del Venezia, conoscendo le problematiche del Pescara, conoscendo le grosse lacune difensive, a me il pareggio mi andrebbe stretto. Da pescarese, da tifoso del Pescara. Solo che Super Pippo è abituato ai pareggi, perché abbiamo... Sì, no, no, io sarei più... A parti inverse mi darebbe fastidio questo pareggio. Così come magari incontrare una squadra, come è successo per esempio contro la Pro Vercelli, che aveva fatto quella partita che potevamo benissimo vincere, e poi siamo andati a pareggiare facendoci due gol da soli. Quelle sono pareggi che invece... Fanno male, poi dipende da come viene. O il pareggio per esempio con il Palermo, e quello è stato un risultato molto importante del Pescara. Ganso non può giocare perché non è a disposizione questa sera. Andiamo da Paolo Renzetti, punizione per il Pescara. Sì, bella azione di Capone che si è bevuto due o tre giocatori del Venezia, poi è stato atterrato ad una 10-12 metri dal limite dell'area di rigore della formazione lagunare. C'è questo calcio di punizione comandato dal direttore di gara, ricordiamo, a Battista di Molfetta. Sul pallone ci sono Brugman e Proietti, vedremo chi dei due si incaricherà della battuta. Parte Brugman, la respinta della barriera con il pallone che poi viene recuperato dalla squadra di Inzaghi, a proposito, che era stato forse il tesserato del Venezia che aveva protestato più vivacemente dopo il contatto in area del Pescara tra Modolo e Crescenzi. Lui se ne intendeva, Paolo, di contatti, sì, accentuati in area di rigore. Sì, sì, è vero, è stato anche richiamato dal quarto uomo Piccinini di Forlì per le sue proteste un po' troppo vivaci, a differenza invece dei suoi calciatori che tranne Modolo non avevano quasi protestato dopo il contatto che era sembrato davvero innocuo tra i due giocatori. Intanto il Venezia che si porta in avanti, sono trascorsi già 11 minuti nel corso della ripresa e portieri delle due squadre ancora con i guantoni asciutti, perché non ci sono stati interventi di rilievo né da parte di Fiorillo né da parte di... Che atmosfera c'è, Paolo? Perché nell'ultima partita casalinga c'è stata anche questa spaccatura tra la curva e la tribuna. Questa sera come vanno le cose da questo punto di vista? Guarda, ci sono stati dei cori, io ho sentito quelli all'indirizzo del presidente Sebastiani, non ho sentito cori nei confronti verso Zeman, ma non c'è stata comunque la spaccatura da parte dei tifosi come era accaduto precedentemente nell'ultima gara giocata allo stadio Adriatico. Atmosfera direi tranquilla, la curva nord, i tifosi della nord stanno facendo come sempre il tifo, stanno cercando di spingere la squadra alla conquista di una vittoria, ma è chiaro che in questo momento non ci può essere entusiasmo nella tifoseria biancazzurra. Dicevamo anche in apertura di questo collegamento delle presenze davvero modeste questa sera allo stadio Adriatico, poco più di 4.000 persone, forse 4.500, proprio a testimonianza ovviamente anche della delusione palpabile della piazza per un
Attenzione perché c'è un pallone conquistato da Mancuso, pallone in area di rigore con la sfera che termina poi sul fondo. C'è stato il tocco di nessun giocatore del Venezia, dunque sfera rimessa, ci sarà la rimessa in favore del Venezia. Dicevo, ovviamente non può esserci entusiasmo con questo rendimento da parte della squadra, basterebbe però poco, una vittoria già questa sera con il Venezia per far perché no, per far tornare un po' far alzare il termometro del morale nella tifoseria biancazzurra, comunque tifosi della Nord che continuano a tifare la propria squadra. Sono 13 minuti di gioco allo Stadio Adriatico, non è accaduto nulla, lo ripetiamo in questa prima parte di secondo tempo, sempre 0-0 tra Pescara e Venezia. A te la linea. Sì, intanto vediamo la schermata dei risultati perché ci sono diversi gol. Allora, il raddoppio dell'Avellino con Bidawi, Avellino 2, Ternana 0. Poi c'è il quarto gol dell'Empoli, in realtà è un'autorete di Volta, anche se Caputo sta esultando, ma probabilmente è più autorete di Volta, 1-4. C'è stato il raddoppio del Cittadella a Vercelli, intanto confermo che è autorete di Volta, quello di Caputo era un cross deviato nella sua porta da Volta, il raddoppio del Cittadella a Vercelli, la rete di Iori e poi il pareggio della Virtus Entella con il Novara, la rete della Zanzara De Luca. Dunque questi i risultati che sono cambiati in questo inizio di secondo tempo. Una partita, Luigi, che insomma, se ci aspettavamo forse potesse decollare sull'abbrivio preso alla fine del primo tempo. Non è così finora. Stavo pensando di ritrattare la questione del pareggio, se, se sono ancora in tempo firmo il ritardo. Come mai? No, nel senso che, come dicevo prima, si tratta di una partita difficile dove, come stavamo dicendo, tutte e due le squadre sono pericolose, ma insomma il Venezia è squadra capace in contropiede di essere molto molto insidiosa, quindi bisogna stare attenti, anche se il Pescara può giocarsi le sue carte. Devo dire che si tratta di squadre che quando poi si allungano danno la possibilità della controreplica all'avversario. È successo un paio di volte che una squadra ha attaccato con diversi uomini e sul capovolgimento di fronte la squadra avversaria ha avuto anch'essa una possibilità. Quindi credo che uno 0-0 aperto ha diverse soluzioni. Matteo? Sì, abbiamo detto già nel corso del primo tempo che fondamentalmente ci può stare una cosa, anche perché nessuna delle due hanno alzato il ritmo per portare a casa il risultato, quindi diciamo che il Venezia non sta facendo nulla di che. Quello che mi preoccupa un po' è, come diceva Luigi, il capovolgimento di fronte, anche perché il Pescara proprio in un capovolgimento di fronte stava per andare in gol con Pettinari. Comunque, c'è chi scrive che Zeman è in confusione, per questo che andrebbe tolto. Abbiamo letto il messaggio precedente. Ma non è che è in confusione, cioè Zeman fondamentalmente magari è l'unico allenatore che non va in confusione, perché lui una cosa sa fare e fa sempre quella da 40 anni, quindi non è che si deve inventare qualcosa e quindi ha problemi ad inventarsi quello che deve fare. Quello è, quello fa, quindi lui fa solo il 4-3-3, l'ha fatto con il Pescara in Serie A quando incontrava le corazzate, lo fa in Serie B, lo farà in Serie C, così come l'ha fatto sempre, quindi non è che non ha una confusione lui, è proprio così, e i giocatori che non lo riescono a seguire e forse non lo seguono più hanno deciso di fare a modo loro e di giocare loro la partita. Intanto espulso Vitale nella Salernitana, dunque Salernitana in 10 uomini sotto di un gol a Palermo, Perugia che accorcia le distanze, 2-4 ora il punteggio al Curi, doppietta di Carmine. Prima Luigi dicevi, ti ho fatto una domanda difficile. Paolo? Andrea? Sì, Paolo. Sì, scusami, solo una nota di cronaca che però potrebbe essere significativa. Nel Pescara si sta scaldando, attenzione, c'è il Venezia vicino al vantaggio. Questa conclusione dalla distanza di Fabiano, pallone
che sorvola di poco la porta difesa da Fiorillo. Ti volevo dire, perché mi avevi chiesto se nel Pescara aveva iniziato qualcuno dei giocatori in panchina ad effettuare esercizi di riscaldamento. Si sta scaldando Elizalde nel Pescara, perché tra l'altro devo dirti che qualche minuto fa è stato ammonito anche Coda. Dunque i due difensori centrali del Pescara, Perrotta e Coda, sono ammoniti, ma non sappiamo se questo sia collegato, il riscaldamento di Elizalde sia collegato ai due cartellini gialli per i due centrali del Pescara. Comunque Elizalde è l'unico giocatore del Pescara che ha iniziato gli esercizi di riscaldamento. A te la linea. Tra l'altro Elizalde può essere impiegato anche come quarto di sinistra, quindi potrebbe anche uscire Mazzotta qualora il giovane uruguaiano entri. Ci dicevano attenti a fare le domande al prof Luigi. E allora, una domanda arrivava da un amico da casa, e questa sia una domanda ancora più difficile. Quali interventi secondo te, Luigi, bisognerebbe approntare per avere un Pescara da playoff nel girone di ritorno? Credo che questa sia una domanda più adatta al mio amico procuratore che si occupa poi di questo. Poi sentiamo anche di... Matteo, però Matteo sicuramente visto che è molto più adatto di me a rispondere a questa domanda. Io credo che l'intervento fondamentale da fare sia questo chiarimento, questo discorso che facevamo all'inizio della trasmissione, cioè il fatto che tecnico e società si parlino con calma, con tempo, scelgano una linea comune, qualunque essa sia, e la portino avanti. Ecco, credo che questo sia il principale intervento da fare, perché poi su questo ci si può muovere a livello di mercato, anche se, come diceva Matteo, che si occupa di mercato, che è una cosa abbastanza complicata che io non conosco, le trattative sono già state avviate, di solito perlomeno dei contatti che tutte le società li avviano prima dell'inizio del mercato in maniera informale, però certamente questo incontro chiarificatore tra tutte le componenti della squadra, della società e la componente tecnica, credo che sia l'elemento fondamentale dal quale poi ripartire. E a questo punto ascoltiamo Matteo. Adesso tutti quanti ascoltare quello che dico io. No, vabbè, secondo me, considerato un po' che Zeman si sia lamentato nel corso di quella campagna acquisti, cioè di come è andata la campagna acquisti, l'aveva detto qualche partita fa, credo che la società prenda delle decisioni proprie senza, ovviamente sentendo i direttori sportivi, ma prendendo dei giocatori comuni che vadano bene per questo allenatore, che vadano bene con altri allenatori, quindi non giocatori specifici per il gioco di Zeman, quindi non giocatori che giocano in velocità, triangolazioni, molto tecnici, che poi a trovarne di questi giocatori bisogna cercare parecchio. Quindi un po' verrà sfoltita la rosa, ma non credo più di tanto, perché oggi la controprova ce l'hai in questa partita, dove hai una panchina dove praticamente non sai chi mettere, perché nessuno può entrare, perché magari non è tanto, no, non è pronto, non è all'altezza di una partita di Serie B. E quindi io mi auspico di vedere un paio di difensori centrali e qualcosa a centrocampo, perché i difensori centrali abbiamo avuto sempre Coda, Bovo non ce l'è più, Perrotta bisogna vedere come sta, e Fornasier che Fornasier starà fuori un altro mese e mezzo almeno. Poi Fornasier a me non è che mi è mai piaciuto, mi piaceva quando giocava con Campagnaro, poi ovviamente avendo un contratto a gettoni gioca quando se la sente, quindi secondo me bisogna puntare più su dei difensori centrali e poi un buon centrocampo. Speriamo che per l'amico da casa, che è il figlio che fa il compleanno, arrivi il gol, così magari gli sarà dedicato. Io vado intanto c'è il pareggio del Frosinone a Foggia, 1-1, gran bel gol di Ciofani su splendido assist di Ciano, rete di testa segnata dall'attaccante di Avezzano. Andiamo di nuovo a Pescara, perché so che vicino a Paolo Renzetti c'è un Riccardo Clinco che non so se si è assopito in questo secondo tempo o se sta vedendo una bella partita. Intanto glielo chiedo subito. Riccardo, che partita stai vedendo? Ciao Andrea, guarda, quello che ti voglio dire è che sono 24 ore che vedo due brutte partite. Perché ci metti sempre
Ma tu torni sul tasto dolente dell'Inter, ma ora no, prova a dimenticarla per 24 ore. No, stavo commentando proprio le partite, stavo dicendo che in 24 ore ho visto due brutte partite, ecco. Questa quindi insomma non partita. Sei affatto soddisfatto della prestazione del Pescara di questa sera? No, non è stata per il momento la peggior partita che abbiamo fatto, perché almeno qualche cerchiamo di fare qualcosina, però molto molto poco, è proprio insufficiente per il momento la prestazione di entrambe le squadre. L'unica cosa che ti voglio dire è che il Venezia quantomeno qualche geometria in più riesce a farla, noi purtroppo non ancora, cioè, manchiamo proprio degli automatismi della squadra, viviamo su qualche iniziativa così di Brugman, su qualche iniziativa che ha avuto prima Capone, ma non veramente non diciamo Riccardo squadra, che i lampi sono stati alla fine del primo tempo, il colpo di testa di Pettinari e poi l'azione di Pettinari agevolata dal retropassaggio. Sì, ma c'è stata un'azione da parte Venezia, un'azione da parte nostra, due colpi di testa e basta. Però per noi che siamo allo stadio, al gelo, ti volevo anche dire che la partita è veramente male, cioè non ci divertiamo, non c'è. È la classica partita da 0-0 che si spera si sblocchi da parte nostra con qualche iniziativa personale. Tra l'altro ci ha detto Paolo Lenzetti che si sta scaldando il sole Lisalde. Sì, si sta scaldando solo lui, unicamente perché i due centrali sono entrambi ammoniti e quindi si sta scaldando solo lui. Però ti volevo dire che non c'è la qualità della squadra, non siamo ancora oggi una squadra, viviamo, ti ho detto, di qualche iniziativa personale di qualche giocatore, ma la circolazione della palla da parte nostra è inesistente, veramente nulla. Ecco, adesso abbiamo conquistato una palla a centrocampo, ti ho detto, viviamo su situazioni personali e singole. Senti, visto che ci è arrivata una domanda che era diretta a Luigi Mastrangelo, ma poi l'abbiamo estesa anche a Matteo. Salutalo, caro Mastrangelo. Sì. Ricambio vivamente. E la estendo anche a te. Che cosa deve fare il Pescara per essere da playoff nel girone di ritorno? Cosa deve fare in sede di mercato per essere più precisi? Andare a Lourdes, fare un salto a Maggiore e poi andare a Lourdes. Però di mercato, questo non è mercato, calcio mercato. Io ti ho detto che il presidente, secondo me, questa è una mia modesta opinione, vuole arrivare alla sosta in queste condizioni. Una volta che adesso ha 20 giorni di tempo, valuterà A, se tenere Zeman, B, se cambiare allenatore. E se cambiare allenatore, se mettere l'allenatore che hai in casa, soluzione più facile che Epifani, o cercare un allenatore, ma sappiamo anche che bisogna anche vedere chi. Ma se la posizione di Zeman è in bilico, la decisione deve essere presa subito, perché poi inizia il mercato, guarda, non è che si possa perdere tempo. No, ammesso che sia veramente in bilico la posizione di Zeman. Ma guarda, io ti ripeto, per conoscendo le persone, io credo che Zeman abbia le ore contate dopo anche questa prestazione di oggi. Non credo che il presidente voglia. Io ripeto, Riccardo, essendoci questa sosta di 20 giorni, lui voglia, che ha 20 giorni di tempo, voglia fare il punto della situazione e valutare se tenere Zeman o se non tenere Zeman, e se non tenerlo, fare il mercato sulla decisione che lui prende. Ma io non credo che Zeman abbia la certezza di rimanere in panchina dopo tutte queste dichiarazioni, e anche dopo le dichiarazioni di Zeman che dice io non parlo di questa cosa, cioè, non si possono continuare a beccare a livello mediatico, perché è una cosa che non è neanche carina da parte di uno o dell'altro. Okay, ma allora, ti ripeto, conoscendo il presidente, non credo che Zeman rimanga sulla macchina di Pescara. Ok, Matteo, cosa volevi aggiungere? No, dico, tu hai detto che arriva la sosta e lo tira fuori perché conosci il presidente. Se non lo dovesse essere così, faccio una battuta, allora non lo conosci il presidente. Beh, vedremo. Vedremo se avrai ragione tu o se avrò ragione io. Perché Matteo? Vedremo. No, è una semplice battuta. Lui lo dà quasi per certo questa cosa. No, io ho detto che il presidente... Quindi, no, mi sembra strano, capito, che
c'è una dichiarazione così forte, dice inizia il cambio, inizia il mercato e tu togli l'allenatore, teoricamente lo dovresti togliere prima per dare la possibilità al nuovo allenatore di conoscere i giocatori, vedere la situazione e insieme ai direttori sportivi indicare quali sono i tuoi giocatori preferiti che riteresti opportuno per la tua squadra. Se invece dici finisce questa partita e hai le ore contate, vuol dire che dopo questa partita Zeman verrà esonerato, perché conosci Sebastiani. A questo punto mi verrebbe da pensare o qualcuno ti ha dato qualche informazione oppure Sebastiani non lo conosci, penso io. Poi magari puoi aver ragione, sì, però è una dichiarazione abbastanza forte, abbastanza incisiva, che magari ai telespettatori piacerebbe avere un resoconto magari un po' più articolato rispetto a quello che hai detto, perché lo conosco, dico questa cosa, mi sembra, capito? No, io ho detto se lo conosco. No, ho detto no, io lo conosco, hai detto. Certo, e io ti dico che secondo il mio punto di vista, al di là del risultato di questa sera, il presidente vedrà, ha voluto arrivare in questa situazione alla sosta, e alla sosta lui farà delle valutazioni: A, se tenere Zeman; B, se cambiare allenatore; e nell'opzione B, se prendere Epifani oppure prendere un altro allenatore, e su questa decisione fare mercato. E a mio modesto parere, ma è un mio parere, per me Zeman non rimane sulla panchina del Pescara, è un mio parere, tu dici il tuo parere, io esprimo il mio, per me, ti dico, non rimane sulla panchina del Pescara. Insomma, questo... anche se vinciamo stasera. Sì, ma sei stato chiaro, Riccardo, però insomma la discussione ora negli ultimi minuti io la volevo portare un po' su quello che potrebbe fare la società in sede di mercato. Vero è anche che molto dipende dalla guida tecnica, Andrea, certo, avere Zeman è un conto, non avere lui, avere un altro è un altro discorso. Chiaro, allora se lui rimane Zeman chiaramente verrà fatto un mercato sui famosi giocatori zemaniani che tanto vuole, bisogna vedere poi sicuramente chi riesce a prendere, ma soprattutto deve fare anche un mercato in uscita, se invece viene un altro allenatore cambia tutto, perché se cambia modulo di tanto gioco... Scusami Riccardo, qui il Pescara ridendo e scherzando ha sfiorato il gol su una mezza papera di Audero. No, sulla papera totale del portiere, perché il tiro era telefonato e il portiere ha fatto una papera clamorosa. Sì, ha preso il pallone, prendere il pallone, esatto. Mentre questo rimbalzava, ha valutato male, esatto. La palla gli è sfuggita via, e per sua fortuna per il finita Venezia, poco di là il palo e non nello specchio della porta, altrimenti sarebbe poteva stato un essere golonzo, un vantaggio. Assolutamente, sarebbe assolutamente stato un golonzo. Sì. Va bene, allora ridacci un attimo Paolo Renzetti per un ulteriore resoconto di questi ultimi minuti. Paolo, Pescara dunque vicino al gol con la complicità di Audero. Sì, riprendiamo la linea, scusami Andrea, mi stava dando l'auricolare Riccardo, quindi non ho sentito bene se non l'ultimo. No, dicevamo Pescara vicino al gol su un errore di Audero. Sì, un errore abbastanza clamoroso di Audero, un tiro che non sembrava irresistibile di Brugman. Audero ha respinto il pallone ma non lo è riuscito a bloccare, e sfera che è schizzata a pochissimi centimetri dal palo della porta veneziana. Sarebbe stato un autogol clamoroso, direi meno clamoroso di quello del portiere Ragni dell'ultima partita del Pescara ad Ascoli, ma pur sempre diciamo una papera, se così la vogliamo definire, dell'estremo difensore veneziano. E a proposito di Venezia, c'è la prima sostituzione in casa ospite, perché esce con la maglia numero 11 Moreo ed entra in campo con la maglia numero 9 l'ex attaccante della SPAL Gianmarco Zigoni. Dunque tutto questo quando siamo giunti al 31esimo minuto di questo secondo tempo, gara che vive molto molto a sprazzi. Ma esce contrariato Moreo, Paolo? Sì, esce contrariato, prende la giacca di un addetto del Venezia in maniera un po' diciamo irruenta, non ha sicuramente, crediamo, condiviso la decisione del suo allenatore, ma Moreo si era visto poco, dobbiamo dirlo onestamente, in questa partita, e crediamo che la sostituzione possa senti starci. Intanto sulla panchina Pescara sempre Lisalde l'unico a scaldarsi, ho visto uno che si stava togliendo la casacca.
Allora, dobbiamo fare ammenda perché tutti quanti avevamo visto Elizalde e Andrea, ma era Baez, perché tra l'altro i due giocatori si assomigliano, non era possibile leggere il numero sul pantaloncino, e il numero 35, Jaime Baez, pronto ad entrare sul terreno di gioco, si è già tolto la tuta, l'ex giocatore dello Spezia, e tra qualche istante farà il suo ingresso in campo al posto di Mancuso. Ancora una volta una prestazione opaca dell'ex attaccante della San Benedettese, ormai a digiuno di gol da diverse giornate. Esce Mancuso ed entra Baez. Tutto questo quando siamo giunti al 32esimo del secondo tempo, e Pescara dunque che risponde, Zeman risponde a Inzaghi che aveva mandato in campo Zigoni per Moreo, la risposta del tecnico boemo con la sostituzione di Mancuso con Baez. 33esimo allo Stadio Adriatico, sempre 0-0 in una gara davvero poco ricca di emozioni tra Pescara e Venezia. Linea allo studio. Bisogna dire che è stato quasi scongelato Jaime Baez, caro Luigi, visto che Baez non giocava dalla gara di Cremona. Cremonese-Pescara 0-0, era il 23 settembre, era la sesta giornata di campionato, da allora quasi sempre in panchina per tutta la gara, qualche non convocazione oppure qualche prestazione con la primavera. Scongelato Baez. Non credo che sia la sera adatta per scongelarlo con questa temperatura di questa sera. Sono curioso di vedere in effetti questo giocatore, attenzione, un'altra azione pericolosa del Venezia. Tanto il Frosinone passa in vantaggio, ha ribaltato il risultato la squadra di Longo, ancora Ciofani, Foggia 1, Frosinone 2, e poi altro risultato importante per la parte alta della classifica, la Cremonese è in vantaggio sul Cesena, gol di Paulinho. A proposito, vediamo un attimo la classifica, perché questi sono gol importanti. Il Frosinone si riavvicina al Palermo e la Cremonese fa un piccolo balzo in avanti all'interno della zona playoff. Luigi. Dicevo, nel Venezia è entrato Zigoni, che è il figlio d'arte, certo, che è il come Ganz, figlio d'arte di Maurizio, e tra l'altro il padre di Zigoni era veramente un grandissimo personaggio, sì. Era un po' una specie di best, diciamo, in salsa italiana. È vero. Una volta dichiarò che nel calcio ci sono tre extraterrestri: Pelé, Maradona e lui stesso. Quindi era un calciatore molto estroso, che in realtà fece una discreta carriera, però non pari certamente alle aspettative. Ecco, ci auguriamo che il figlio non sia così talentuoso come il padre. Qui ci scrivono che Sebastiano avrebbe contattato l'allenatore emergente Riccardo Klinko, pronto per lui un contratto annuale con opzione per la prossima stagione. Chi lo sa, forse per questo che Riccardo sotto sotto ci dice, che Zeman potrebbe saltare, perché magari è stato contattato lui. Beh, si scherza chiaramente, anche perché stiamo tirando avanti nel contesto di una partita che è questo Pescara-Venezia, che effettivamente ci sta regalando molto poco, troppo poco, al di là di due o tre fiammate alla fine del primo tempo, Matteo, è roba da annoiarsi anche tanto. Sì, è una partita molto mediocre, che magari avremmo fatto a meno di commentarla, però le partite poi diventano orrende quando le si perde. Può dire, Matteo, che questa partita che chiude l'anno e chiude il girone d'andata è un po' lo specchio di quello che si è visto in questa stagione, cioè è una prestazione sbiadita di un Pescara che è stato sbiadito per tutto questo girone d'andata, sbiadito soprattutto in ottica zemaniana, perché tutto si è visto fuorché un calcio che è quello che vuole Zeman. Beh, veramente si chiude un 2017 per Pescara veramente orrendo. Molto brutto, dalla retrocessione alla Serie A a questo inizio campionato fino alla fine del girone d'andata, molto brutto, che ha avuto delle inevitabili ripercussioni anche a livello di pubblico allo stadio, e fondamentalmente chiudiamo questo capitolo e ne apriamo un altro. Però in questo campionato di B io ci vedo, quest'anno ci vedo il bicchiere mezzo pieno, perché con le tante difficoltà credo che se alcuni risultati non fossero arrivati con delle importanti squadre,
Adesso stavamo veramente nei bassi fondi della classifica ed erano dolori, invece così siamo ancora vivi, stiamo facendo un campionato mediocre, ma che fondamentalmente a Pescara ci aspettiamo sempre che vinca il campionato, perché noi siamo tifosi, vogliamo che la squadra arrivi sempre prima, faccia sempre bella figura, ma fondamentalmente Pescara quando imbrocca quel campionato anonimo ti porta a fare campionati così. Mi ricordo per esempio quello di Cosmi che andò a sostituire Marino, pure quell'anno eravamo secondi nel girone d'andata e stavamo finendo si era arrivati al secondo posto, in realtà poi alla fine del girone d'andata con la sconfitta con l'Empoli Pescara chiuse al quarto posto. Sì, il girone d'andata. Il girone d'andata, poi però il girone di ritorno ci fu quel filotto di partite negative, fu un campionato mediocre. Non è che non siamo abituati, cioè molta gente dice ma noi non siamo abituati, no, noi vogliamo che il Pescara vinca e stravinca. Fondamentalmente il campionato di B è questo, la piazza di Pescara con 4.000 persone allo stadio, questo ti può portare e diciamo che questo è lo specchio di un campionato, certo, anonimo, però sempre con la possibilità, attenzione bene, che se dovesse cambiare qualcosa, ma fondamentalmente se dovesse cambiare la mentalità dei giocatori, lo ritengo un po' impossibile, si può fare anche un campionato per puntare playoff e per andarci a divertire in giro per l'Italia durante la primavera e l'estate. Intanto lo vedete dalla schermata, la Virtus Entella, anche qui si tratta di un ribaltamento del risultato, la squadra di Chiave era in vantaggio 2-1 per effetto del gol che è stato segnato poco fa dalla Mantia per la Virtus Entella. C'è stato anche il raddoppio del Palermo che dunque la chiude qui, la rete dell'ex lancianese Monachello è un gol che a questo punto dà sostanzialmente il titolo d'inverno alla squadra di Bruno Tedino. Palermo 2, Salernitana 0, ripeto, rete di Monachello, Virtus Entella 2, Novara 1, la rete realizzata da Lamantia. Torniamo da Paolo Renzetti per un paio di minuti, Paolo. Sì, attenzione perché il Venezia in avanti pericolosamente con il neo entrato il numero 19 Geico con questo tiro dall'interno dell'area di rigore, pallone che è terminato di poco sopra la traversa e dunque si è fatto vedere il giocatore del Venezia che aveva preso il posto due minuti fa di Marsura e dunque ha cambiato la coppia di attaccanti Inzaghi perché ha richiamato in panchina Moreo e Marsura, mandato in campo Zigoni e Geico. Nel Pescara Baez al posto di Mancuso, questo è l'unico cambio, con i biancazzurri che attaccano e ora c'è un calcio di punizione in favore del Pescara e c'è l'ammonizione del giocatore che è andato a commettere il fallo, Cernuto, su Crescenzi, il quarto giocatore che finisce sul taccuino del direttore di gara e c'è il calcio di punizione ovviamente per il Pescara. Abbiamo, Andrea, il dato delle presenze questa sera allo stadio Adriatico, minimo storico di gran lunga. La partita con minor pubblico allo stadio Adriatico con appena 4.092 spettatori presenti tra abbonati e paganti e con 130 tifosi del Venezia, dunque numeri direi che spiegano in maniera eloquente quale sia l'atmosfera della tifoseria biancazzurra della piazza nei confronti della squadra. A Pescara raramente che io ricordi si sono giocate partite di campionato che siano state oltre che di Serie A, di Serie B ma anche di Serie C con poco più di 4.000 spettatori, davvero numeri negativi come sono negativi i numeri del 2017 per il Pescara. Intanto seguiamo la battuta di questo calcio di punizione con Proietti che si incarica della battuta, pallone che verrà lanciato all'interno dell'area di rigore con la difesa del Venezia che ha buona guardia, riesce a rinviare ma ancora Proietti che si è impossessato del pallone, poi il servizio per Capone da parte di Brugman, ancora una giocata di Capone che non riesce però a crossare, pallone dietro per Balzani, il tiro e il gol del Pescara, il vantaggio del Pescara con Balzania, proprio il giocatore che probabilmente lascerà il Pescara al termine di questo 2017 per passare al Carpi di Atalanta, un euro gol di Balzania, così come
questo giocatore ci aveva abituato anche in altre occasioni, e quando siamo giunti al 41esimo minuto della ripresa cambia il risultato allo Stadio Adriatico. Giovanni Cornacchia, Pescara 1, Venezia 0, Eurogol di Valzania, che è andato ad abbracciare tutti i componenti della panchina biancazzurra, con Zeman che invece rimane impassibile, fermo in piedi dinanzi alla sua panchina, ma crediamo soddisfatto per questo gol della formazione adriatica. Mentre nel Venezia c'è la terza sostituzione, perché entra in campo con la maglia numero 21 Mlakar al posto del numero 25 Cernuto. Sono ora 42 minuti di gioco allo Stadio Adriatico e dunque variato il punteggio proprio in zona Cesarini. Pescara 1, Venezia 0. Il gran gol, dobbiamo dire, con il pallone che si è infilato alle spalle di Ladvero di Valzania, e Pescara che dunque è in vantaggio quando mancano 3 minuti più recupero al termine di questa partita. Andrea, io ti restituisco la linea, ma credo poi di poterla riprendere tra brevissimo per seguire insieme le fasi finali. Attenzione, perché c'è ancora il Pescara in avanti, attacca la formazione biancazzurra con Brugman, il controllo del pallone, due avversari su di lui, poi si recupera il pallone ancora Brugman, siamo al limite, Brugman, la sfera per Valzania, il cross di Valzania, pallone in area di rigore, ma poi il controllo, il tiro di Balsenko, il pallone che sfiora il palo dando quasi l'illusione del gol e finisce sul fondo. 43esimo, si è infiammata la partita. Mamma allo mia. Stadio Adriatico, Pescara 1, Venezia 0, a voi la linea. Vicino al gol Baez, Luigi, che gol di Valzania, e ora come si può spiegare un'eventuale partenza dello stesso Valzania, che è uno dei più in forma di questo finale di girone d'andata? È un calciatore che ha nel tiro da fuori un fondamentale, non è la prima volta che lo fa vedere, ha già segnato. Attenzione, il Venezia in attacco riesce a liberare la difesa del Pescara. Peccato veramente per questo secondo gol sfiorato, veramente un'occasione importantissima per il Pescara. Dicevo, è un giocatore che nel tiro da fuori mi ricorda un po' i tiri da fuori di Clarence Seedorf, non so se puoi essere d'accordo su questo. Sì, anche a me ha ricordato qualcuno di Seedorf, ma perché insomma lo hai fatto tu con il tuo accostamento, in effetti ricordo i gol di Seedorf, ma in effetti una grande conclusione, bellissima, un tiro potentissimo all'incrocio, davvero una grandissima soluzione. Peraltro mi pare che il destro non sia neanche il suo piede, e ha tirato fuori una grandissima esecuzione. Due gol con la Ternana, prestazioni comunque positive anche ad Ascoli, è entrato in campo, aveva colpito una traversa anche se il tiro era stato deviato, e comunque un giocatore che si è fatto apprezzare in questo finale di girone d'andata per delle prestazioni convincenti. E ora Matteo, come si fa se va via? È un altro problema per un reparto martoriato, un reparto assortito di... Intanto che gol! Ma beh, un gol da cineteca, veramente un gol spettacolare, dove il portiere non poteva fare proprio niente, si è buttato, sembrava sulla traiettoria, ma era talmente forte la palla che si è andata a infilare sul secondo palo. Peccato nella seconda azione che Brugman si è innamorato della palla quando la poteva cedere o a destra o a sinistra, c'erano giocatori liberi e si è un po' fermata poi l'azione. Tanto anche in occasione dell'occasione di Baez, Valzania ha realizzato l'assist anche se con deviazione, cioè anche in questo caso presente nell'azione importante per quasi raddoppio. Sì, è un giocatore che adesso si sta riscoprendo, perché all'inizio campionato forse aveva fatto un po' di difficoltà, e mi dispiace se dovesse andare via, ma a questo punto la società farà in modo di trattenerlo, magari lo parlerà con la società, e magari lo stesso Zeman, togliendogli un po' chiamiamole castagne dal fuoco, decide di dargli una maglia da titolare. Credo che anche perché se la merita, qualche partita domenica fa aveva fatto quella doppietta anche abbastanza bella. È un giocatore che a parte tutto, a parte la sua storia, secondo me può fare al caso del Pescara. Se dovesse tornare all'Atalanta verrà rigirato nuovamente in prestito, perché non penso che l'Atalanta lo porterà con sé in prima squadra. C'è il Carpi, quindi andrà magari a rinforzare una diretta concorrente, e questo sarebbe un vero danno per il Pescara. Andiamo da Paolo Renzetti fino alla fine.
Sì, c'è il 4 minuti di recupero con il Pescara che usufruisce di un calcio d'angolo, Pescara che deve assolutamente tenere lontano il Venezia dalla propria metà campo, 4 minuti di recupero, si sta giocando il secondo minuto di recupero, 4 minuti comandati di overtime dal quarto uomo Marco Piccinini di Forlì, con i tifosi biancazzurri in apprensione, con il Pescara che però continua ad attaccare con Capone che però non si intende con Pettinari e sfera che termina in fallo laterale. Ci sarà la rimessa per la formazione in maglia nera, ovvero il Venezia. Vi abbiamo detto anche della terza sostituzione operata da Pippo Inzaghi, ma tutti gli occhi sono sul cronometro qui dello Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, perché sta per iniziare il terzo dei 4 minuti di recupero con un giocatore del Pescara a terra. Vedremo se il direttore di gara farà riprendere il gioco. No, non è così, e dunque però fa segno in maniera diciamo eloquente di far recuperare ancora qualche secondo oltre ai 4 minuti di recupero. Probabilmente saranno 4 e mezzo a questo punto i minuti di recupero fino al termine di questa partita. Ora tutto il Venezia in avanti, c'è un lancio in avanti con la difesa del Pescara che ha recuperato il pallone, ma è ancora la squadra adriatica che cerca di tenere il Venezia lontano dalla propria metà campo. Ancora sfera riconquistata dai biancazzurri con ancora il Pescara in avanti, il tentativo sul settore di destra di Baez che si è divorato dopo il gol di Valzania, si era divorato la rete del 2-0 proprio mandando il pallone dall'interno dell'area di rigore di un soffio al lato, sarebbe stato il gol del raddoppio ma soprattutto la rete che avrebbe messo la parola fine a questa partita. Invece ci sono ancora 90 secondi di sofferenza per il Pescara che però è andato a guadagnare proprio con Baez un calcio di punizione. Siamo a ridosso della panchina del Venezia con Inzaghi che sbraccia con i suoi ragazzi, Pescara che perde il pallone, poi riconquista la sfera, la formazione biancazzurra ancora in avanti, che però è stato messo a terra con una manata il giocatore Brugman e viene ammonito il giocatore del Venezia Bentivoglio. Però c'è il calcio di punizione in favore della squadra lagunare. Quando siamo giunti a 3 minuti e 40 di recupero, mancherebbero 20 secondi al termine di questa partita, ma come detto ci saranno probabilmente altri 30 secondi ulteriori di recupero per l'infortunio capitato proprio a Valzania. Battuta la punizione dal Venezia, pallone in area di rigore, il colpo di testa con il pallone che termina sul fondo, l'ultimo tocco è stato di un giocatore del Venezia e dunque ci sarà la rimessa del Pescara e probabilmente sul rinvio del portiere Fiorillo potrebbe e dovrebbe arrivare il triplice fischio finale del signor Eugenio Abbattista di Molfetto. Ovviamente il Pescara va a guadagnare qualche secondo prezioso, non potrebbe essere diversamente perché la partita è virtualmente chiusa, sono 4 minuti e 20 secondi sul nostro cronometro oltre il 90esimo. Vi dicevo che erano stati comandati 4 minuti di recupero, ma probabilmente ci saranno altri 30 secondi. Il rinvio di Vincenzo Fiorillo, sta per arrivare il fischio del signor Abbattista, colpo di testa di Baez ed è finita lo Stadio Adriatico, è finita dopo 4 minuti e mezzo di recupero. Dunque al 95esimo il Pescara con grande sofferenza batte il Venezia per 1-0 grazie ad un gran gol realizzato da Valzania al 41esimo del secondo tempo. Una vittoria pesantissima per il Pescara in una gara tutt'altro che semplice contro una formazione che aveva e ha la terza migliore difesa del campionato. Ci è voluta una protezza dell'ex giocatore di Cesena e Cittadella per regalare al Delfino 3 punti fondamentali per allontanarsi dalle zone calde della classifica ed è giustificata la festa dei giocatori biancazzurri al centro del campo. L'autore del gol Valzania che probabilmente su volere dell'Atalanta, proprietaria del suo cartellino, lascerà il Pescara per essere ceduto al Carpi, ma Valzania ha dato grande dimostrazione di professionalità segnando un gran gol, ma soprattutto importante per permettere al Pescara di vincere per 1-0 e di salire a quota 28 in chissà Paolo se finale. Farà dichiarazioni, se la società lo manderà a parlare in zona mista, magari ci chiarirà un po' meglio la situazione lui stesso, magari in prima persona. Visto che è stato lui sarebbe il match winner, dovrebbe venire lui
Vediamo se potrebbe venire lui, era stato ai nostri microfoni anche qualche settimana fa dopo una partita casalinga del Pescara, vedremo se sarà così. Tifosi e giocatori del Pescara che vanno sotto verso la curva a ringraziare, a salutare i tifosi. Sicuramente una vittoria in chiusura d'anno importante per il Pescara, oggi contava soprattutto vincere più che convincere sul piano del gioco. La vittoria è arrivata nel finale, ma quel che conta è che il Pescara è riuscito a mettere in tasca 3 punti e si è portato proprio ad una lunghezza dal Venezia, che di punti ne ha 29. Il finale dallo stadio Adriatico, Giovanni Cornacchia, il seguente: Pescara batte Venezia 1-0, il gol vittoria per i biancazzurri realizzato da Valzania all'86esimo, dunque 41esimo del secondo tempo. Per il momento è tutto dallo stadio Adriatico, Giovanni Cornacchia, linea che può tornare allo studio. Grazie, vediamo i finali, solo a Palermo si sta ancora giocando, ma siamo davvero agli sgoccioli, la partita è sostanzialmente chiusa. Giocata ieri Parma-Spezia 0-0, Avellino-Ternana 2-1, reti di... Ecco, ora arriva il terzo gol del Palermo, proprio in questo momento in pieno recupero, ma non cambia la sostanza. Avellino-Ternana 2-1, reti di Asensio e Bidawi, ha accorciato proprio sul fischio finale Tremolada. Brescia-Ascoli 0-1, gol partita di Buzzegoli. Carpi-Bari 0-0, Cremonese-Cesena 1-0, gol partita di Paulinho. Cesena che ha chiuso in 10 uomini per espulsione di Cascione al 96esimo. Entella-Novara 2-1, Dickman per il vantaggio del Novara, poi De Luca e Lamantia la ribaltano. Novara che chiude in 10 per l'espulsione di Da Cruz, doppio giallo. Foggia-Frosinone 1-2, segna il Foggia con Beretta nella ripresa, doppietta di Daniel Ciofani. Palermo-Salernitana 3-0 ed è finale, le reti di Ciocev, Monachello e Iaialo sull'1-0, a inizio di ripresa espulso Vitale. Perugia-Empoli 2-4, doppietta di Donnarumma, doppietta di Di Carmine, poi reti anche di Caputo e autogol di Volta. Pescara-Venezia 1-0, gol partita nel finale di Valzania, che gol peraltro, e Provercelli-Cittadella 1-2 con le reti di Chiaretti, Iori e Polidori nel finale. Vediamo la classifica, è quella definitiva alla fine del girone d'andata. Campione d'inverno è il Palermo di Tedino, 39 punti, 37 per il Frosinone, poi Empoli e Bari 34, Parma 33, Cremonese e Cittadella 32, Spezia 30, Carpi e Venezia 29, il Pescara arriva a ridosso della zona playoff, 28 punti, direi un affare per le sofferenze che ci sono state, soprattutto nella seconda parte del girone d'andata. Salernitana 26, Avellino 25, Perugia, Novara ed Entella 24, Brescia e Cesena 23, Foggia 22, Ternana 21, Ascoli 20. Con la vittoria la squadra di Cosmi lascia l'ultimo posto alla Provercelli, che di punti ne ha 18. Luigi, ci stai per lasciare, prima però un tuo commento, un tuo resoconto su una partita brutta, l'abbiamo detto per l'intera durata della gara, che questa è stata una partita brutta, però alla fine è arrivato questo gioiello di Valzania. Ho due notazioni da fare, sia in occasione del gol, sia alla fine della partita c'è stato un abbraccio di tutta la squadra, giocatori che giocavano, quelli della panchina, segno che il gruppo comunque c'è e ho visto veramente un ottimo spirito. Poi volevo rispondere a un amico da casa che ha visto un mio poco entusiasmo in occasione del gol del Pescara, al contrario, un gol che mi ha entusiasmato moltissimo, una conclusione che ho paragonato a quelle di Seedorf, ma mi ha ricordato anche certe conclusioni di Max Allegri quando giocava nel Pescara, che aveva proprio quel tiro da fuori. Tiro così secco, potente e preciso. L'ascoltatore ha colto poco entusiasmo, perché sono un tipo che adora la televisione, una televisione come TV6, che è una televisione nella quale non si fa calcio urlato, ma si fa calcio tecnico, cerchiamo di parlare di calcio. Si urla quando c'è il gol, come si fa urla Paolo quando Renzetti. C'è il gol, ecco, forse avrebbe... ma in realtà devo dire che sono molto molto contento. E poi credo che, siccome se ne è parlato molto di essere pro contro Zeman, è anche giusto rispondere, non solo a titolo personale, ma credo in generale. Qui credo che bisogna superare la questione dei partiti, si tifa per il Pescara, quindi chiunque, certo, faccia il bene del Pescara, e anzi Zeman in questo momento è l'allenatore del Pescara, che faccia sempre il bene del Pescara. Quindi io credo che soprattutto... La domanda da porre è:
Siccome a Pescara ci saranno e ci sono, ed è giusto che ci siano, grandi estimatori di Zeman, gli estimatori di Zeman sono tali perché a loro piace tanto il tipo di gioco che Zeman cerca di far praticare ai propri calciatori. Riconoscete il calcio di Zeman in questo Pescara? Ecco, la risposta a questa domanda, la risposta corretta a questa domanda probabilmente spiega anche il perché di alcune critiche che sono parametrate a quello che è il tipo di gioco che Zeman vuole proporre, ma che il Pescara non ha fatto vedere. Tutto qui, qui non c'è da essere né zemaniani né anti-zemaniani, però Zeman crea delle aspettative che sono lecite per quello che è stato la prima, per quella che è stata la prima esperienza di Zeman e per quello che è il calcio praticato da Zeman. Quindi in base a queste aspettative poi ci sono critiche se il Pescara gioca in un certo modo. Ma infatti quello che dice è molto corretto, cioè queste che vengono lette come critiche a Zeman sono in realtà un atto di stima nei confronti di Assolutamente. Zeman. Cioè, da Zeman, che è un allenatore che ha fatto tante promozioni, che a Pescara aveva fatto quel tipo di calcio che tutti ricordiamo con la promozione dell'anno di Verratti, Immobile e Insigne, naturalmente crea questo tipo di aspettativa. D'altra parte il cambio dello scorso anno era stato fatto proprio in questa prospettiva, cioè quella di dare maggior tempo a Zeman per lavorare su questa stagione, e probabilmente quello che magari è mancato è questo vantaggio competitivo che non si è ancora visto, ma come abbiamo detto all'inizio di questa trasmissione questi 20 giorni saranno decisivi proprio per colmare questo gap. Grazie a Luigi, con Matteo ci sentiamo tra poco dopo la pubblicità, ti auguro un buon anno Luigi, poi ci sentiremo chiaramente anche con le prossime future dirette. Un buon anno e un saluto a tutti i telespettatori di TV6. Grazie a Luigi, non andate via perché nella terza parte, non nella seconda, avremo le dichiarazioni degli allenatori e poi degli altri protagonisti a tra poco. Terza parte di Diretta Stadio per commentare la vittoria sul filo di lana del Pescara contro il Venezia. Il match winner è stato Luca Valzania, chissà, forse alla sua ultima presenza in maglia biancazzurra, se così sarà, si sarà congedato alla grande dal Pescara. Magari lo ascolteremo tra poco se sarà lui tra i prescelti a parlare. Vado da Matteo perché chiedo anche a te un consuntivo di questa serata e un gol che è molto molto pesante. Beh sì, un gol che vale oro. Leggo qui un messaggio di Buono, solo i 3 punti, come ci fosse qualcos'altro di importante, perché i punti poi sono quelli che ti fanno salire su in classifica e danno l'umore e la possibilità di sperare per un buon campionato, per il proseguo di un campionato. Detto questo, io gongolo perché sarò l'unico a Pescara a essere felice, perché sento in giro che Zeman verrà esonerato, Sebastiani deve vendere i giocatori, deve vendere la società. Si esce dalla fine del primo tempo con i fischi, ma io poi vedo la classifica, vedo che il Pescara ha vinto contro il Venezia, che è una squadra che al contrario del Pescara doveva essere una delle favorite per andare in Serie A. Meglio di questo? Beh, forse favorita no, però sta giocando un buon campionato. No, è una di quelle favorite che per andare in Serie A, per giocarsela, poi il calcio è il rettangolo verde che dà il verdetto finale. Però meglio di... Ecco, questo mi piace, 1-0 dedicato ai gufi, perché
Fondamentalmente, se dovessi venire fuori Pescara e vedere quello che, e sentire quello che succede in questa città, rimarrei un po' sconvolto, perché dico, madonna, state in zona retrocessione, cioè state in piena zona retrocessione, tipo Provercelli. Mentre invece io oggi sono felicissimo. Mi sarei ero felice per un pareggio, figuriamoci adesso con un gol arrivato all'ultimo minuto che ci ha dato la vittoria. Io meglio di così, veramente è un regalo che mi ha fatto Valzania e che mi ha fatto il Pescara in questo fine campionato. Sono molto soddisfatto e felice. Poi certo, se alcune persone sono abituate a vedere il Barcellona, il Real Madrid o il Milan di Capello, di Sacchi, e quindi giustamente a Pescara un po' non si divertono, non hanno, o l'Inter, magari qualcuno che ti fa Inter non è contento, allora ci sta che critica questa squadra. Però noi pescaresi sappiamo che ci sono delle difficoltà, sappiamo che è un cammino difficile, sappiamo soprattutto che questo è un cammino difficile dove una squadra che non segue il proprio allenatore, perché oramai è un dato di fatto, quando il Pescara non gioca come dice Zeman e come non dice e come vuole l'allenatore, il Pescara fa risultato. Quindi fondamentalmente questa è una squadra, è la quarta rosa vittoria. La rosa in campo è anche fortissima a questo punto, perché se tu giochi la quarta vittoria 1-0 per il Pescara in questo girone d'andata. Tre partite, 7 punti, ma io non lo so, meglio di questo, tra parentesi, un pareggio a Ascoli. Avevo detto in trasmissione prima che l'ultima vittoria a Pescara, del Pescara, del Ducaris, arriva all'88, 1-0 col di Berlinghieri, quindi un campo difficilissimo per noi. Insomma, sei propenso a guardare assolutamente il bicchiere mezzo pieno. Meglio di così io non... No. Poi certo, se il Pescara comincia a giocare come il Pescara di 5 anni fa, che faceva 6 gol al Padova, 6 gol al Venezia, 4 ne faceva, 3 ne ha fatti al Verona. Vabbè, è un altro Pescara, un'altra stagione, altri interpreti. Vado da Paolo Renzetti. Paolo, di nuovo buonasera, ti ritroviamo in audio video. Ci sai dire chi verrà a parlare? No, non ci è stato comunicato nulla dall'ufficio stampa del Pescara, Andrea, non sappiamo quali saranno i giocatori che verranno a rilasciare dichiarazioni qui nella Mix Zone. Qualche istante fa è passato invece Zeman per andare nel salottino riservato. Ecco, ringrazio l'ufficio stampa del Pescara che mi comunica in tempo reale che verranno a parlare Baez e Valzania. Dunque Andrea Costantini è accontentato perché voleva ascoltare il match winner di questa partita, il giocatore che probabilmente, lo chiederemo poi al diretto interessato, potrebbe lasciare Pescara all'apertura del calciomercato. E dunque ci saranno... Anche Baez potrebbe lasciare Pescara, un altro dei giocatori che è in di proprietà della Fiorentina, possiamo dire, se possiamo dire, tornerebbe alla base e poi magari sarebbe rigirato. Di proprietà. Esatto, e dunque vedremo che cosa accadrà in questo mercato che sembrava dovesse essere, fino a qualche mese fa, sembrava che il mercato di gennaio dovesse essere un mercato neutro, un mercato con poche novità e con pochi movimenti. Probabilmente invece il prossimo mercato, il prossimo calciomercato, quello di gennaio, sarà un mercato che stravolgerà l'organico del Pescara. Ma questa sera parliamo di questa vittoria, di questo successo, una vittoria sofferta, un successo arrivato nel finale grazie ad una prodezza di Valzania che ha abituato ormai in questa stagione i tifosi del Pescara a questi gol. E 3 punti importanti perché di questi tempi è soprattutto fondamentale muovere la classifica e vincere con il Venezia, che fino alla vigilia della gara dell'Adriatico aveva perso soltanto 3 partite, qualcosa vorrà pur dire. Diciamo subito, Andrea, e credo che su questo saranno tutti d'accordo, anche i telespettatori da casa, il pareggio avrebbe meglio rispecchiato l'andamento della gara, ma sì. In altre occasioni Pescara era stato anche sfortunato. Questa sera ha avuto dalla sua un pizzico. A proposito, Paolo, si può dire che quelle partite che il Pescara ha sciupato quando si è trovato in vantaggio 2-0 o 3-0, subito rimonte con l'Entella, con la Salernitana, con il Frosinone, e molti hanno letto quelle partite come buttate al vento,
il Pescara ha compensato quelle partite con le vittorie come quella di oggi o come quella contro il Novara, cioè due prestazioni non eccelse ma nelle quali il Pescara con due prodezze balistiche di Brugman e Valsania ha portato a casa 6 punti quando probabilmente due pareggi avrebbero rispecchiato meglio sia la partita col Novara ma soprattutto quella di oggi, quindi poi in parte c'è stata una sorta di compensazione o no? Sì, una legge della compensazione che del calcio c'è sempre stata. Oggi Pescara non meritava forse di vincere, invece è riuscito a portare a casa i 3 punti. Io sono qui con Riccardo Clinco in attesa di Baez e Valsania, ma soprattutto anche della conferenza stampa dei due allenatori Zeman e Pippo Inzaghi. Sono con Riccardo per commentare questa vittoria, una vittoria comunque importante, Riccardo, perché permette a Pescara di fare un bel balzo avanti in classifica e di chiudere bene un 2017, lo avevamo detto prima di questa partita, da dimenticare. Una vittoria sofferta, una vittoria arrivata nel finale grazie ad una prodezza del solito Valsani, è il caso di dire, e comunque nonostante i problemi, nonostante il poco spettacolo che si è visto oggi all'Adriatico, Pescara è riuscito ad acciuffare 3 punti contro una squadra che fino ad oggi aveva perso soltanto 3 partite. Poi io sono felicissimo della vittoria perché sono quei colpi di fortuna che nell'arco di un campionato a volte perdi queste partite, a volte le vinci. È andata bene, benissimo, perché... Scusami Riccardo, scusami anche tu Paolo, vi interrompo, ma si è appena seduto Filippo Inzaghi. Andiamo ad ascoltare l'allenatore del Venezia. C'era. Allora cominciamo dall'analisi di questa partita, questa sconfitta che sembra ricominata, insomma, per come era andata la storia così dei 90 minuti. Sì, sì, faccio fatica a commentare questa gara, sinceramente. Dopo Foggia ci siamo ripetuti e qui dobbiamo crescere, perché è inutile dire che abbiamo dominato, l'abbiamo visto tutti. La partita doveva finire 0-3 nel primo tempo, però se sbagliamo gol nell'arietta piccola, clamorosi, e poi le partite mi hanno concesso al Pescara, che è una squadra secondo me molto forte, su un nostro retropassaggio momenti mettiamo Mancuso in porta e il tiro di Valsania. Più di così non riesco neanche a arrabbiarmi, insomma, non so cosa dire. Se veniamo in trasferta creiamo 5-6 occasioni da gol, non facciamo gol, siamo padroni. Il secondo tempo il Pescara si è ritirato indietro e avevamo in mano anche il gioco. Partita difficile da commentare, dobbiamo crescere e crescere, perché qualcosa sbagliamo, perché se a Foggia a Pescara dominiamo e non vinciamo, dobbiamo crescere in questo. Però probabilmente abbiamo una squadra giovane con tanti giocatori che devono fare questo ulteriore passo. Sicuramente non dobbiamo abbandonare il nostro modo di giocare, la nostra sfrontatezza, perché stasera comunque abbiamo dimostrato di essere una squadra importante, però dobbiamo sicuramente colmare i nostri limiti, perché queste partite non si possono neanche pareggiare, ma addirittura l'abbiamo persa. Per giudicare dalla partita di stasera c'è stato un calo, però solamente per quanto riguarda i risultati in quest'ultima fase di campionato. Sì, sì, purtroppo, dicevo prima, trovo difficoltà, perché a volte quando si perde ti puoi arrabbiare con la squadra, però la prestazione c'è sempre, le occasioni le creiamo, e chiaramente non vinciamo, è un momento che non vinciamo, però a calcio giochiamo, siamo propositivi. È vero che non prendiamo gol, siamo compatti, ma creiamo sempre in attacco, per cui non riesco a capire dove possa essere. Chiaramente dovremmo forse lavorare di più sulla porta, in allenamento, cercare di sfruttare meglio le occasioni che ci capitano, però sai, poi quando sei in partita, io sono anche un attaccante, ci sono i momenti in cui ti va sempre bene e i momenti in cui ci gira storto, perché fra oggi e Foggia probabilmente abbiamo fatto 10-11 occasioni col portiere a tu per tu e non abbiamo fatto un gol. Dovremmo crescere, basta, cosa ci possiamo dire? Ci sarà un parere ex milanista, una cosa, un parere con un confronto da parte suo Cutrone, credo che sia di sera che possa essere già un bel po', poi si può dare un consiglio a Inzaghi sul resto della panchina che c'è stato. No, vabbè. Sì, no, Marino non ha bisogno dei miei consigli, sono molto contento per il risultato di ieri. Cutrone sta facendo molto bene, gli auguro di continuare così, perché insomma è un giovane che ho avuto anch'io.
che ho fatto giocare in primavera perché mi piaceva il suo spirito, la sua voglia di far bene, per cui mi auguro che continui così. Pescara di Zema, come se l'aspettava lei, come aveva preparato la partita, accelerazioni veloci sulle fasce e questi veloci con gli esterni? Sì, devo essere sincero, pensavo di soffrire di più, perché hanno grande qualità davanti, hanno insomma giocatori come Brugman, che in questa categoria fa la differenza, insomma Pettinari ha fatto tanti gol, ma invece la squadra è stata molto brava, ma ha concesso pochissimo, siamo sempre stati molto attenti, sempre un po' positivi, però insomma, se poi guardiamo il risultato, purtroppo ci penalizza molto, secondo me, e dispiace perché dovevamo essere più bravi noi a far gol, c'era un rigore netto che non ci è stato dato ed è un po' che succede col Venezia, mi dispiace perché noi siamo bravi e buoni, però un rigore come oggi non si può non vedere, perché l'ho rivisto adesso in televisione, ma a Modolo viene tolta la maglietta a momenti in area, l'arbitro era a 2 metri, adesso noi siamo bravi, siamo una matricola, non diamo mai fastidio, non ci lamentiamo mai, però insomma vogliamo un po' più di rispetto. Ok, grazie. Beh, un Filippo Inzaghi visibilmente scocciato da questa sconfitta, recriminazioni che in parte sono condivisibili, ma siamo i primi a dire che il pareggio era il risultato più giusto, però insomma ingigantire l'episodio in area di rigore non ci sta. È vero che il Venezia ha avuto delle occasioni, ma neanche ha creato 7-8 palle gol nitide come ha detto Inzaghi. Certo, alcune ce ne sono state. E c'è Zeman che si sta sedendo. Paolo! Andrea. Paolo, c'è Zeman, quindi qualsiasi cosa possiate fare la registriamo. Sì. Zeman. Buonasera. Questa cosa. Lei che ti dica? Ma io penso che non ha fatto male, anche se può fare meglio. Però penso che la vittoria è meritata perché abbiamo fatto di più, costruito di più. Poi purtroppo in certe occasioni non riusciamo a leggere, nel senso se contropiede noi lo giochiamo per dietro, se andiamo su chiuso andiamo a sbattere e bisogna capire le situazioni. Disamina opposta a quella del suo collega che ha detto Zaghi poco fa, primo tempo della Firenze per il Venezia abbiamo dominato, però siamo stati puniti da un gran gol di Lanzetta. Ma io un gol a Pettinari lo darei, visto che era un'occasione facile. Non lo so dove hanno dominato, nel senso che loro difendono a 8 e lasciano 2 avanti che poi altri 2 li seguono. Sapevo che ripartivano in 4 e penso che abbiamo controllato abbastanza bene, tranne quel colpo di testa, che è nato da una situazione che noi avevamo 3-1 e l'abbiamo lasciato andare via contro Fabiano. Mister, una delle costanti anche delle ultime settimane sembra anche la condizione fisica, cioè la brillantezza nel finale sia nel gestire partite complicate, perché quella anche di Ascoli nel finale è stata complicata e insomma, è tenuta quella di oggi per poterla vincere, insomma, e essere lucidi a trovare un gol nel finale, quindi è anche un buon segnale in vista del girone di ritorno il fatto che le gambe siano a posto, no? Vabbè, ora dopo pausa dobbiamo ricominciare a lavorare sulla parte fisica, però a me in questo momento serve più fase tattica, nel senso che riuscire a leggere l'avversario, riuscire a capire le situazioni, perché secondo me non era difficile giocare oggi. Qual è l'errore principale che è stato commesso, a parte il fatto di interpretare situazioni di contropiede invece di gestione, perché abbiamo visto qualche uomo forse un po' sottotono? Non lo so chi era sottotono, nel senso che hanno corso tutti anche se non con continuità. E poi per giocare, ripeto, noi abbiamo terzini a destra e terzini a sinistra che dovrebbero giocare per arrivare. E noi purtroppo giochiamo e poi finiamo sui 16 metri davanti alla difesa loro che non si conclude.
Mister, buonasera. Adesso ci sarà un lungo periodo, una lunga pausa, e in questo periodo c'è l'Epifania il 6 di gennaio. Cosa si aspetta di trovare nella calzetta dal Presidente, se adesso l'ha sentito? Che mi aspetto? Io spero che si è capito quello che ci manca, dove possiamo migliorare. Non siamo perfetti e penso che tutti vogliono migliorarsi, anche se siamo in tanti, non siamo abbastanza equilibrati. Mister, buonasera. Tornando alla partita, però nel secondo tempo si sono viste quelle giocate in verticale, quelle accelerazioni anche in velocità degli esterni che chiedeva nel suo gioco, quel fraseggio stretto per mettere in difficoltà il Venezia. Lei d'accordo, l'ha visto un po' di più nella ripresa? Vabbè, qualche cosina di più sì, ma io ripeto, poi se trovi spazi è più facile. Poi secondo tempo ne abbiamo trovato un po' di più, anche se non ne abbiamo approfittato, però ci siamo resi meno pericolosi. Questa, scusi, una domanda tattica volevo fare. Siccome abbiamo visto, come diceva lei prima, che spesso si arriva a concludere l'azione con il cross mentre le parziali da due schiacciati, molte volte è successo a Crescenzi, ma non è che Mancuso va troppo dentro anziché essere lui, diciamo, a manovrare con Crescenzi? Per me l'attaccante deve andare dentro, poi il discorso che magari Vanzanero l'ha fatto solo una volta, ma si è sovrapposto e è arrivato. Il problema è di nuovo di giocare insieme, di giocare dietro la linea dell'avversario. Poi chi arriva primo la vince. Mister, nonostante tutti i problemi, le difficoltà che sono stati in questo giro di andata, Pescara a due punti dalla zona playoff. Contento, soddisfatto, comunque una vittoria potrebbe dare un slancio un po' a tutto il torneo del Pescara. 7 punti, perfetto. Qualcosa sta cambiando, per il risultato. Ma io spero che cambi. Io ripeto, la parte della squadra ha regalato 10 punti agli avversari, ma era spesso in vantaggio, si è lasciata rimontare. Ma sul piano di gioco penso che non siamo inferiori a tante squadre. Però ripeto, dobbiamo crederci di più e essere più continui. L'ultimo l'ha fatto su proiettili, visto come l'ha visto, come giudica la sua prestazione? Vabbè, sopravvissuto. Sì, certo, è uscito stanco, però per me è un giocatore importante, nel senso che ha i tempi, anche se oggi ha giocato poco sugli attaccanti, però c'è i tempi di giocata. È in fase difensiva. Mi ha fatto preoccupare sul primo contrasto, che ci ha messo di nuovo il ginocchio, però è tutto a posto. Mister, invece ti volevo chiedere, per quanto riguarda i calci di punizione del Venezia, sempre la squadra era schierata in difesa e nessuno a centrocampo pronto per cercare di effettuare una ripartenza in contropiede. Questo è un segno che la squadra ha ancora timore? Oppure diciamo li ha lasciati fare perché secondo me non è rispecchio il suo dettaglio, e poi se ha timore di perdere Panzania nel calcio mercato, grazie anche alla rete di questa sera che si è messo ancora più in evidenza. Vabbè, io penso prima penso che la rete rafforza la sua posizione qua. E su calci piazzati noi abbiamo visto stamattina, hanno fatto 4 gol su palle alte sopra, sapevamo che la giocavano per quelli da centrocampo e quindi è volutamente fatto. L'importante era non prendere gol, come abbiamo preso tanti su palla alta, su cross. A posto, auguri.
Arrivano anche gli auguri di Zeman, che ha anche cercato un po' di smontare le parole di Inzaghi, però subito in zona mista perché c'è Jaime Baez al microfono di Paolo Renzetti. Sì, eccoci qui con Baez, il primo dei due ospiti del Pescara. Andiamo ad ascoltare dunque le dichiarazioni del giocatore del Pescara, tra l'altro protagonista nel secondo tempo di un quasi gol. Sentiamo. E ha inciso tanto, quindi un ingresso in campo molto positivo dopo una lunga assenza per te. Sì, per fortuna abbiamo vinto, sono entrato e abbiamo potuto fare i gol e portare i 3 punti a casa. Gemme, una vittoria importante, fondamentale in una gara non semplice, il Venezia vi ha messo in difficoltà, ha avuto anche delle occasioni per sbloccare la partita sullo 0-0, ma questa sera era davvero fondamentale portare a casa i 3 punti. Sì, come dici tu, era molto... molto importante portare i 3 punti che rimangano qua a casa e loro, per fortuna noi, abbiamo avuto un po' di fortuna e hanno preso 2 pali il primo tempo, ma noi abbiamo saputo restare bene e per quello abbiamo arrivato il gol dopo, no? Posso fare una domanda un po' cattiva adesso? Te l'aspetti? Sì, mercato, sì. Che fai? No, adesso non so niente. Dai, niente. Dici qualcosa in più, no, che no, non so. No, davvero che no, non so niente. Penso, voglio giocare di più, perché un classe 95, 22 anni, devo giocare, non, per forza no, non posso restare a giocare. Quindi c'è risposta alla domanda? No, non c'ho risposta perché no, non ho niente. Dove posso... che posso fare l'anno prossimo. Sei un giocatore di proprietà della Fiorentina, correggimi se sbaglio, sì. Tu hai detto non so, però il tuo procuratore qualcosa ti avrà detto. No, per quello ti dico che ancora non mi ha detto niente, il mercato è chiuso e dopo mi piacerebbe tanto restare, però voglio giocare, è quello che mi importa di più. E come ti dicevo lui, ho 22 anni e vorrei giocare molto di più, no? L'ultima da parte mia, dopo il gol di Valzania, un minuto dopo hai avuto la palla del 2-0, un sinistro praticamente forse calciato troppo bene perché la palla era precisa, ha sfiorato sì, il palo. Sì, ha sfiorato il palo, non ho avuto quella fortuna, ma niente, avevamo vinto, che quello è l'importante. Un successo che vale tanto, ora ci sarà questa sosta, ci sarà tempo per recuperare, come dicevamo ci sarà il mercato, poi si tornerà in campo a Foggia nel girone di ritorno, i tifosi si aspettano dal Pescara però un rendimento diverso. Sì, anche noi sappiamo che possiamo fare di meglio, penso che abbiamo buttato via tanti punti e niente. Abbiamo tanto da migliorare e speriamo che il girone del ritorno lo possiamo fare molto di più. Grazie a Jaime Baez, attaccante del Pescara. Ecco Luca Valzania che sta arrivando qui ai nostri microfoni. Eccolo qui. È abitudine oramai vederti qui, Valzania, questa volta però a differenza dell'altra volta un gol da 3 punti, un gol stupendo, un gol che ci devi raccontare. Spero di continuare a venirci, se è così, perché dai. No, stavolta è stato un gol che vale 3 punti, quindi sono ancora più contento, anche se. Raccontaci. Sinceramente ho pensato, quando l'ho stoppato, ho pensato lo tiro, perché intanto la situazione era così. E quando ho colpito la palla ho pensato stavolta è andata dentro, rispetto alla volta prima, qualche minuto prima, che non avevo tirato benissimo. E ripeto, sono molto contento perché è stata una vittoria molto importante e che porta, il mio gol ha portato 3 punti, quindi doppia felicità. Un gol importante, forse nell'ultima partita di Valzania con la maglia del Pescara si è detto, si è letto del tuo possibile ritorno all'Atalanta e del passaggio al Carpi, cosa ci puoi dire? No, io penso che non sarà l'ultima partita a Pescara, perché comunque sia... La tua volontà è quella di restare a Pescara? Per adesso sono un giocatore del Pescara, quindi non penso e non ho in testa altre idee o comunque altre soluzioni. Per ora sono qua, sto bene qua e basta. Un gol che è valso il pareggio qualche settimana fa, hai preso la traversa appena entrato in campo ad Ascoli, oggi gol decisivo. Valzania si sta dimostrando il miglior terminale offensivo di questo Pescara, questo è un dato di fatto, insieme con Pettinari. No, sinceramente nelle ultime settimane magari ho trovato un po' più di spazio rispetto a prima e mi sono fatto trovare pronto prima con la doppietta e oggi
con un altro gol che è molto importante. Sono contento e spero di essere ancora a disposizione, comunque di risultare ancora così importante nel giro di ritorno. Luca, dopo il gol ti abbiamo visto correre verso la panchina ad abbracciare i tuoi compagni che erano seduti in panchina. Questo a testimonianza che comunque il gruppo c'è, lo spogliatoio c'è e questa è una squadra che vuole migliorare, vuole far meglio nel girone di ritorno. Sì, sì, sicuramente, perché abbiamo passato magari davvero periodi non bellissimi, comunque un po' sofferti. Ne stiamo comunque venendo fuori soltanto con la forza del gruppo, perché magari all'inizio abbiamo trovato difficoltà, però abbiamo detto noi siamo questi, noi dobbiamo stare tutti uniti, siamo forti e soltanto con la forza del gruppo siamo riusciti magari nelle ultime settimane, nell'ultimo mese a trovare punti un po' più importanti o comunque a venire fuori con la vittoria come quella di Novara o comunque quella di oggi, che non sono state magari le nostre migliori prestazioni ma sono punti molto importanti per la classifica. Ti faccio due considerazioni, vorrei ascoltare la tua opinione. La prima, 28 punti al giro di boa, ti chiedo se è il vero valore di questo Pescara ai margini della zona playoff, e poi che cosa significa che quando il Pescara non esprime quel gioco cui eravamo abituati con Zeman porta a casa sempre punti pesanti, quando invece gioca bene come ad esempio a Cesena il risultato non arriva. No, allora sicuramente il valore della nostra squadra non sono i 28 punti, perché abbiamo perso punti importanti, ci siamo fatti rimontare alcune volte e quindi sicuramente potevamo avere alcuni punti in più. E d'altra parte, come la ripeto, le prestazioni magari in questo momento non stiamo facendo, come ripeto, benissimo, nel senso a livello di prestazione. Però nel senso queste vittorie danno punti importanti e sicuramente magari con un po' di continuità ritroveremo anche quel bel gioco e anche col gioco i punti importanti di conseguenza. A proposito di bel gioco, questa squadra quest'anno, almeno nel girone d'andata, raramente è riuscita ad esprimersi ai livelli che i tifosi si aspettavano. Qualcuno dice che il Pescara si autogestisce perché non riesce a recepire gli insegnamenti, quello che prova in settimana con Zeman. Non dà un po' fastidio sentir dire questo a voi? Sì, sì, secondo me ci dà fastidio per il fatto perché noi in settimana lavoriamo duro, ascoltiamo il mister, siamo dalla parte del mister e cerchiamo sempre di mettere in campo ciò che vuole lui. Sicuramente anche la nostra situazione, nel senso le varie sconfitte, magari le varie rimonte, ci hanno tolto magari un po' di sicurezza in più, quello lì sicuramente, però abbiamo ancora un girone di ritorno, a volte ora andiamo a corrente alternata nel mostrare quello che vuole lui e sicuramente adesso questa pausa e poi quel periodo prima che riprenda il campionato ci sarà soltanto di aiuto per riprendere le nostre conoscenze, la nostra consapevolezza e fare un bel girone di ritorno. L'ultima da parte mia, Baez poco fa ai nostri microfoni è stato molto esplicito, ha detto ho 22 anni, ho bisogno di giocare. Tu magari sei un po' più grandicello di Baez, però ti accontenti di restare così oppure anche tu tra le righe chiedi qualcosa in più in termini di minutaggio? Sono un po' più piccolo. È più piccolo, vabbè. Però no, sicuramente magari ho avuto momenti che non ho giocato tanto e quindi ero sicuramente un po' dispiaciuto comunque sia, perché penso sia logico, però ho sempre lavorato per fare in modo che il mister mi mettesse in campo, comunque io ero a disposizione, penso che nell'ultimo mese mi sia fatto trovare pronto, spero di continuare così e di trovare comunque sia magari adesso in poi un po' più di spazio, comunque di giocare un po' più con continuità. Tutto. Luca, facciamo un gioco di percentuali, 20 gennaio, Foggia-Pescara. Quante possibilità ci sono di vedere Valzania allo stadio Zaccheria con la maglia del Pescara? No, tante. Perfetto, quindi chiudiamo così. Grazie a Valzania, sta arrivando Bentivoglio, il centrocampista del Venezia, e dunque andiamo ad ascoltare anche le voci in casa veneta. Ecco qui Bentivoglio, diceva Inzaghi in conferenza stampa, è difficile spiegare questa sconfitta. Tu che chiave di lettura dai a questo 1-0 dell'Adriatico? Che il Pescara ha fatto gol e noi non l'abbiamo fatto, questo. Chiaramente questa è un'analisi fredda, chiara e precisa, ti chiedo però quanto rammarico c'è per non aver concretizzato, io direi soprattutto nel primo tempo, una chiara superiorità in campo. Sì, tantissimo naturalmente, perché anche nelle scorse partite è stato così per noi, purtroppo subiamo poco, però riusciamo a concretizzare poco, quindi penso che dopo una ventina di partite sia una cosa che dobbiamo migliorare, perché comunque i risultati si fanno facendo gol.
A Foggia avevate, diceva anche Inzaghi in conferenza stampa, dominato per larghi tratti di gara. Questa sera avete tenuto testa al Pescara, però avete portato a casa solo un punto. C'è il rammarico? Sì, sì, ovvio, c'è tanto rammarico, però alla fine niente, giusto fare i complimenti al Pescara, nonostante il rammarico e tutto, perché sono stati bravi a concretizzare. Tra l'altro Balzani ha fatto un grandissimo gol, quindi niente, noi dobbiamo rimboccarci le maniche, lavorare duro, e la vittoria non arriva da tante partite, quindi dobbiamo lavorare per ottenerla. L'ultima da parte mia, Bentivoglio, è chiaro che quest'anno non è il classico Pescara di Zeman che costruisce tante palle gol, però comunque 4-5 occasioni a partita minimo le ha sempre create. Voi avete concesso su un errore di Garofalo il pallagol a Pettinari al 46esimo e poi questo tiro di Balzania. Mi dici dove siete stati bravi bravi a limitare il Pescara a 0 palle gol? Ma niente, ci abbiamo lavorato tanto in settimana, ci abbiamo lavorato sui tagli, sappiamo che comunque Pescara lavora tanto su queste situazioni in attacco, quindi noi siamo stati molto bravi a coprire gli spazi, però ovviamente questo non basta per portare a casa il risultato, perché dopo una volta chiusi bene dobbiamo comunque cercare di ripartire bene, di essere più cattivi e concreti davanti per riuscire a far gol. Bentivoglio, 29 punti alla fine del girone d'andata, siete soddisfatti? Vi aspettavate qualche punto in più, in meno? Ma poi ti chiedo, qual è il vero obiettivo del Venezia? Perché tutti parlano di una squadra che vuole fare un campionato tranquillo, però credo che le ambizioni di un patron come il vostro non possano essere quelle di un campionato di metà classifica. Ma per come eravamo partiti, naturalmente niente, speravamo di andare avanti così e di mantenere naturalmente quel passo, perché è normale che sia così, l'ambizione viene comunque con di pari passo con i risultati, però niente, bisogna essere realisti, il nostro obiettivo è sempre stato la salvezza e sarà così fin quando non l'avremo raggiunta. Dobbiamo migliorare le cose che abbiamo fatto meno bene in questo girone d'andata, perché appunto penso che dopo tutte queste partite si possano tirare un po' di somme, no? Grazie a Bentivoglio, centrocampista del Venezia, ringraziamo l'ufficio stampa del Venezia. E dunque abbiamo ascoltato, Andrea, oltre a Baez e a Balzania anche un giocatore della formazione veneta, ovvero Bentivoglio. Abbiamo ascoltato la conferenza stampa dei due tecnici Zeman e Inzaghi e siamo dunque in chiusura qui dalla Mix Zone dello Stadio Adriatico, al termine di questa serata piacevole, comunque positiva per il Pescara, almeno in termini di punti, con la vittoria di misura ottenuta a spese della formazione lagunare, grazie ad un gran gol di Luca Balzania che ha assicurato ai tifosi di voler restare a Pescara anche nel 2018. Siamo dunque in conclusione, io chiedo scusa per qualche problema di voce che ovviamente questa sera ho avuto. Ringrazio come sempre per la collaborazione Gaetano Tereo e Stefano Recanati, e dallo Stadio Adriatico, dalla Mix Zone dello Stadio Adriatico possiamo restituire definitivamente la linea allo studio. Grazie Paolo, anzi ti fa ancora più onore, perché insomma sappiamo quanti chilometri macina il nostro Paolo Renzetti da uno stadio all'altro, e insomma fa parte anche un po' della stagione in cui stiamo andando incontro, un piccolo calo della voce, però grazie ancora a lui, a Gaetano Tereo, a Stefano Recanati, a Riccardo Clinco che ci hanno intrattenuto nel corso del collegamento con lo Stadio Adriatico Cornacchia di Pescara. Prima di riascoltare Matteo per un flash proprio a chiudere questa serata, andiamo con gli highlights di questa partita, l'ultima gara dell'anno per il Pescara. Ecco qui un Pescara che chiude bene un 2017 che invece è stato assolutamente negativo, con la retrocessione dalla Serie A alla Serie B e un girone d'andata in cadetteria, certo non all'altezza delle aspettative. Formazione prevista per Zeman dunque, con Balzania e Proietti a centrocampo, preferiti a Canutè e a Koulibaly, davanti c'è Capone al posto di Benali, nel Venezia c'è Marsura al posto di Zigoni, Marsura fa coppia con Moreo e c'è subito questa opportunità dopo pochi minuti con Fabiano che scheggia il palo alla sinistra dell'estremo difensore Fiorillo. Un'altra opportunità per il Venezia con Modolo, poi il Pescara si fa vedere dopo l'avvio in sofferenza con questo sinistro dalla distanza di Mazzotta. Poi ancora il Venezia che ha un'altra opportunità con questo sinistro alto di poco sopra la traversa. Non ci sono grandi palle gol nel corso
del primo tempo nella parte centrale, perlomeno dopo l'inizio assolutamente positivo del Venezia, questa azione interrotta per un fallo all'interno dell'area di rigore. Poi siamo nel finale di primo tempo con questo tiro dalla distanza di Pinato controllato da Fiorillo e poi il cross di Garofalo, il colpo di testa di Pinato, ancora lui, palo e poi la palla che attraversa tutto lo specchio della porta. Fortunato il Pescara che poi ha questa opportunità con Pettinari sull'errore di Garofalo. Pettinari si fa ipnotizzare da Audero. Negli highlights manca un colpo di testa pericoloso sempre di Pettinari un minuto prima, disinnescato in tuffo da Audero. Qui siamo all'azione che confusamente ci porta verso la fine del primo tempo. Intervallo, alla ripresa delle ostilità, gli ordini di Abbatista, di Molfetta, non ci saranno cambi. E allora il Venezia che ci riprova con questa palla per Modolo che viene, secondo le parole di Inzaghi pronunciate in conferenza stampa, strattonato da Crescenzi. La trattenuta c'è, probabilmente non è di grande intensità. Inzaghi ha rivendicato il calcio di rigore nella conferenza post partita. Ancora il Venezia con questo sinistro dalla distanza di Fabiano con la palla che lambisce la traversa. La squadra di Inzaghi che continua a spingere con Garofalo sulla sinistra, il suo cross e la respinta di pugni di Fiorillo. Il Pescara fa fatica a produrre gioco. Qui c'è una palla recuperata però dai biancazzurri con Brugman che si invola il servizio per Pettinari che va alla conclusione che viene controllata con lo sguardo da Audero. Palla al lato, poi il contropiede del Venezia con una conclusione dalla distanza da parte di Marsura. Di nuovo il Pescara in avanti con Brugman che controlla, va al tiro, sembra innocuo ma Audero interviene goffamente e sfiora il gol il Pescara, complice l'errore del portiere scuola Juventus. Sempre Garofalo protagonista dalla sinistra, il suo cross però è innocuo e disinnescato dalla difesa del Pescara. Un tiro cross dalla sinistra di Gaston Brugman, palla bloccata da Audero e poi siamo al gol partita a due minuti dal novantesimo. Questa sassata di Luca Valzani, un bolide che finisce all'incrocio dei pali, è imprendibile questa traiettoria, questo tracciante di Luca Valzania che sarebbe impredicato di andare via ma poi ai nostri microfoni ha detto che la sua intenzione è di restare a Pescara. Un minuto dopo il gol di Valzania, opportunità per il raddoppio, Baez da poco entrato in campo con il sinistro, sfiora il montante alla sinistra di Audero. Pettinari si invola sulla destra, a spazi il Pescara nel finale dopo il gol del vantaggio, c'è la chiusura però su Capone e qui siamo in sostanza al fischio finale di Abbatista, di Molfetta. Pescara batte Venezia 1-0, Pescara che chiude l'andata a due punti dalla zona playoff. Questi dunque gli highlights di Pescara-Venezia, un minuto non di più Matteo per chiudere un consuntivo insomma di questa serata. Beh sì, diciamo che questo Pescara con i risultati che ha avuto in queste ultime giornate sta un po' mettendo i problemi sotto al tappeto. Questo non vuol dire che i problemi non ci sono. Ci sono, ma fortunatamente i risultati li stanno camuffando ed è la cosa forse anche la più importante per venirne fuori, perché il risultato ti permette di lavorare con serenità, anche con la spensieratezza, e magari ti fa capire di quanto sei importante e magari riesci ad affrontare le partite sotto un piglio diverso. E finalmente magari cominceremo a vedere anche un Pescara bello e convincente. Se queste componenti dovessero arrivare, sicuramente nella seconda parte del campionato ci divertiremo moltissimo. E per il resto io sono fiducioso e questa sera sono contento, come ti ripeto, al contrario di molti che purtroppo sono un pochettino insoddisfatti dal risultato. Matteo, ti ringrazio, ti auguro buon anno. Ringrazio a voi, ringrazio tutta la redazione TV6, vi do i miei più sinceri auguri, anche ai telespettatori,
E faccio un saluto a Gabriele Paoletti che mi sta seguendo. Un abbraccio a tutti quanti. Grazie, grazie a Matteo Marcheggiani in regia, grazie a Maurizio Daguì, grazie a Jacopo Forcella. Noi ci concediamo, è l'ultimo appuntamento dell'anno con Diretta Stadio, che però torna già il 7 di gennaio, perché dopo la sosta torna a giocare il campionato di Serie D Girone F con le sette cugine abruzzesi, tutte impegnate in gare senza derby, dunque sette partite diverse. Le seguiremo il prossimo 7 gennaio con Diretta Stadio e poi la sera con il ritorno dell'Abruzzo del pallone a partire dalle 19:30. Per quanto riguarda il Pescara, l'appuntamento è alla gara del 20 di gennaio, Foggia-Pescara, ma chiaramente nei nostri notiziari, nei nostri approfondimenti, in particolare con la trasmissione replay di Enrico Rocchi, seguiremo anche gli sviluppi del calcio mercato. Grazie ancora per l'attenzione, buonanotte, buon anno e tra poco il TG6. Serie B con te.it, il campionato degli italiani.